Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta. Vi ricordiamo subito i numeri di contatto per questa serata speciale molto attesa, quindi il 340-700-6567. Cominciate ad approfittarne, a mandare le domande che tra pochi minuti rivolgeremo non solo al primo ospite che è qui con noi, ma anche ai due candidati sindaco del centrosinistra, che sono Roberto Cosolini e Francesco Russo. Il senatore Russo e il sindaco attuale saranno con noi attorno alle 21:30, come abbiamo ampiamente anticipato, per il vero e unico confronto che ci sarà questa sera. Chiaramente tutta la città, insomma, attende di capire dai due quali differenze ci siano nei programmi e come i due affronteranno questo dibattito. Saluto e ringrazio l'onorevole Sandra Savino, buonasera, bentrovata. Buonasera. Coordinatrice di Forza Italia in Regione. Era un po' che non ci vedevamo, abbiamo un po' di cose di cui parlare, anche perché mi pare che qualche novità ci sia, finalmente. Tante novità ci sono. Tante? Sì. Vabbè, intanto ne possiamo discutere di una in particolar modo. Quindi il candidato del centrodestra c'è ed è Roberto Di Piazza. Sì, esattamente. Come avete anticipato anche voi stessi nel quella sera, dopo l'incontro ad Arcore. E quindi, diciamo, con il presidente Berlusconi abbiamo deciso di candidare Roberto Di Piazza. C'è stata una convergenza e quindi le cose si sono sistemate. Allora, non ho ricordato anche che ovviamente i contatti, come sempre, sono aperti anche via Twitter e Facebook, quindi basta citare Tele4 e gli sms, come i messaggi andranno in onda esattamente come gli sms, quindi approfittate anche di questi sistemi per interagire con noi in studio. Vi siete sentiti in questi giorni, vari incontri, sa cosa è emerso ieri sera da Ring? Non so se ha potuto vedere, insomma, oggi abbiamo ripreso nel telegiornale. Ero a Roma. Abbiamo ripreso nel telegiornale che tra l'altro Pierpaolo Roberti è, siccome negli ultimi giorni, insomma, mi sembra di capire, si è discusso molto anche della carica del vice sindaco. So che almeno forse più un dibattito giornalistico che all'interno dei partiti, però insomma, Pierpaolo Roberti si è detto disponibile anche a un passo indietro come in questo ticket, insomma, non è detto che debba essere lui il vice sindaco, visto che in qualche maniera anche Fratelli d'Italia si è arrabbiato. Ma la Savino in studio è per far venire, voglio votare PD, le dicono. Può essere. Guardi che dopo mi piacerebbe che facesse lei una domanda ai due candidati quando arriveranno, quindi si prepari una domanda per Russo e Cosolini. Quindi, vice sindaco, è un dibattito che avete all'interno della coalizione o no? Ma no, per quanto mi riguarda, credo anche che porti anche un po' di sfortuna cominciare a spartire incarichi, poltrone, assessorati. Quindi innanzitutto credo bisogna concentrarsi su questa campagna elettorale e bisogna portare a casa il risultato. Dopodiché si può discutere di qualsiasi cosa, però credo che è prematuro fare questo tipo di discorsi. Interessante trovare una convergenza sul programma, interessante mandare a casa finalmente la giunta Cosolini. Cioè, e poi quello è l'impegno principale. Sì, l'impegno principale, perché se ci limitiamo solo a guardare posizioni, vice sindaci, assessori e quant'altro, insomma, credo sia abbastanza limitativo come ragionamento. Quindi desidero innanzitutto sviluppare una campagna elettorale forte con il candidato più forte che abbiamo, e dopodiché vedremo di sistemare, insomma. Cambia qualcosa col risultato delle primarie per voi? Ma il risultato delle primarie non credo che cambi, perché in realtà Di Piazza è il candidato nostro in grado di portare avanti proprio un certo tipo di programma. Le primarie del PD mi sembrano così un po' uno scontro, se vogliamo, fra apparati, no? Il vecchio apparato. Cioè? Il vecchio apparato del Partito Comunista e il vecchio apparato della Democrazia Cristiana, quindi è uno scontro appunto tra apparati, è uno scontro che tra giovani, che giovani non sono ma in realtà sono vecchi, ma soprattutto è uno scontro interno al Partito Democratico, dove un senatore Russo è stato zitto per tanto tempo, per quasi 5 anni, rispetto all'operato del sindaco Cosolini, forse avrebbe potuto parlare prima, forse prima di far come dire, questa, di prendere questa posizione, rispetto anche al fatto che tutti e due questi blocchi hanno contribuito a portare Cosolini in comune e la Serracchiani in regione. Credo che se queste due gestioni a Russo non stavano bene, forse doveva esprimersi. Le hanno scritto: perché non avete scelto Roberti? Meritava lui, gli sms, ho visto.
Ma è stato fatto un ragionamento complessivo. Io non è che ho messo in discussione la figura di Roberti, che peraltro è un bravissimo ragazzo per bene, quindi non ho nulla contro, anzi contro Roberti, però come dire, la coalizione ha preferito affidarsi a un candidato di maggiore esperienza, anche perché credo che Roberti abbia ancora tanta strada da fare, molto giovane, quindi credo che possa affiancare bene eventualmente il sindaco nel lavoro che dovrà Senta, fare. Senta, ma me lo dice onestamente, lei cosa ci ha capito delle differenze tra i due candidati del PD? Poi torniamo ovviamente a parlare molto anche del centrodestra, però siccome non credo che sia pienamente chiaro a chi ci segue, a chi ha seguito il dibattito in questi giorni, quale scrivo tanti nemici, tanto onore, la Savino è criticata perché piace tanto a tanti. È alla mano, scrivono gli sms. Cosa ci ha capito delle differenze di programma, di proposte, insomma, di questi tra Cosolini e Russo? Ma non capisco proprio non capisco questa, prima di tutto non capisco la presa di posizione di Russo rispetto appunto a aver Cosolini governato per 5 anni. Ci sono delle proposte alla fine, una per tutte, che è il discorso per esempio che riguarda la città metropolitana rispetto alla critica che Russo stesso fa alle UTI, a questa nuova forma di aggregazione comunale che la Giunta Saracchiani ha messo in piedi, che lui ha definito fallimentare. No? Quindi le UTI sono fallimentari, ma la città metropolitana va bene. Ecco, quindi non riesco a capire perché all'interno del Partito Democratico stesso, partito che si ammanta di una democrazia interna molto 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 forte, perché questo dibattito non è scaturito all'interno del Partito Democratico e perché non ci sono stati fatti, non sono stati messi dei correttivi rispetto a questo tipo di, per esempio, di politica, no? Quindi non riesco a capire, neanche io francamente non so, non vorrei che magari poi ci fosse il ragionamento fra due litiganti e il terzo gode, non è molto chiara tra i due litiganti. Sì, non so, non vorrei che a un certo punto spuntasse un terzo soggetto, no, perché non so, si può, possiamo aspettarci, né Cosolini né Russo, ma spunta chi, non quel so, nome, quell'altro nome che girava. Ma non riesco a comprendere, le ripeto, perché io già ho tanti pensieri per il mio partito, quindi mi occupo poco degli altri movimenti e partiti, però credo che Russo abbia la necessità probabilmente anche di consolidarsi sul territorio nell'eventualità di qualche altro tipo di successiva candidatura, vuoi alle regionali ad esempio, anche se non so con quale tipo di partito a questo punto, perché è chiaro che le ripercussioni delle primarie chiaramente avranno delle ripercussioni, immagino, all'interno del Partito Democratico. Quale facciamo però i complimenti per quella telefonata di settimana scorsa, credo in diretta a Ring, quando le ha suonate, scriveva qualcuno al senatore Russo, sai che aveva stato un record di click quella telefonata, molto accorata. Beh, però guardi, cioè non è possibile tirar fuori per tanti anni sempre i soliti nomi cercare i medesimi colpevoli dove colpe non ce ne sono, quindi alla fine, cioè, io vedo che, e questo è il grave di questa faccenda, il grave è che alla fine anche Russo, pur di essere seduttivo nei confronti dell'elettorato, riesce a dir di tutto, no? Allora mi viene da ridere il discorso della spiaggia di oggi, no? Ho mandato queste cartoline con questa bellissima spiaggia, vedo bene questa sabbia sul litorale triestino, con la bora 120, vedo un'operazione. Se non resta la sabbia, finisce. Un'operazione intelligente, vedo la cifra messa in ballo per questo tipo di operazione rispetto a investimenti di miliardi, non si sa chi, rispetto al fatto che Cosolini dice che c'è il patto di stabilità e ci sono i buchi per terra e l'immondizia dappertutto. Quindi credo che la pratica, come ho detto tante volte, la pratica della seduzione è quella pratica che ci ha portati a non avere più credibilità come classe politica. Come classe politica. Senta, chi preferite quindi voi? Ma non è una questione di preferenza, è una questione semplicemente di... Individuato, voi avete sempre pensato, alcuni non sottovalutandolo, sì, che Cosolini fosse meglio come sfidante. È ancora così? Ma non, credo non sia questo il tema della discussione. Il centrodestra deve avere un forte senso di appartenenza, deve credere nelle istanze che porta e, indipendentemente da chi ci troveremo di fronte, dovremo essere in grado di essere alternativi ad una politica che è stata per anni sia
in comune che in regione è sotto gli occhi di tutti, perché qua vediamo ogni giorno quanto Trieste sta perdendo, la situazione in complessivo, ma su ogni argomento, perché ne possiamo trattare tantissimi. Ci sono argomenti che sono irrisolti, argomenti che sono stati stravolti rispetto al loro iter naturale. Quindi non è una questione di chi più vinca Russo, vinca Cosolini. Io voglio mandare a casa Russo, Cosolini, la presidente Saracchiani, ma perché? Non per un fatto di carattere personale, ma perché semplicemente non mi piace quello che stanno facendo. Senta, di questo documento di cui si parlava, cioè lei era al tavolo con il presidente Berlusconi, Roberto Di Piazza, insomma, ad Arcore. No, io non ho visto nessun documento, francamente. No, nessun documento, no, non esiste. No. Ci racconta come è andato questo incontro? Insomma, abbiamo sentito un po' sia lei che Roberto Di Piazza, però qualcosa che non si è detto ancora. Ma penso, vi ha accolto, vi ha accolto lì in suo studio, immagino. No, a casa sua proprio, ad Arcore, in un salotto della sua casa. E come le avevo detto per telefono quella sera, fa sempre molto piacere perché il presidente ha un affetto grandissimo per Trieste, parla sempre in maniera molto positiva di Trieste e ci torna sempre molto volentieri, tant'è che ha detto che verrà proprio per la campagna elettorale. Ma il presidente è una persona estremamente accogliente, ha una forte personalità, quindi ha un carisma molto forte, la sua presenza si sente, cambia proprio l'ambiente dal fatto di esserci o di non esserci, quindi è come sempre molto gentile, molto lucido, pragmatico, quindi è stato un incontro sicuramente molto positivo. Liscio rispetto magari forse a qualche incontro precedente, cioè l'intesa c'era? Sì, era stato un incontro positivo, tant'è che insomma, siamo arrivati alla conclusione, credo, positiva della candidatura di Piazza, e quindi niente di non detto, ma semplicemente un buon mediatore, è stato in grado di mettere insieme tante anime, tante situazioni, sempre la mediazione credo sia uno dei suoi elementi più forti, quindi da bravo mediatore è riuscito, come dire, anche a smussare certi piccoli spigoli, però ecco, niente di particolare. È vero che ha detto per Roberto Di Piazza garantisco io, cioè, ho utilizzato questa espressione, nel senso che... Sì, per quanto sì, effettivamente ha detto qualsiasi tipo di problemi, di incomprensioni o di... Io sono a disposizione, mi renderò parte... Quindi ritrovereste voi tre, diciamo, a discutere. Sì. Quindi in qualche maniera Roberto Di Piazza è un candidato di Forza Italia? Ma credo di no, ha fatto delle scelte precise già a suo tempo, quindi non lo considero un candidato di Forza Italia, non è più secondo me un, cioè, poi lo dicono i fatti, lo dicono gli statuti, il modo di far politica, non è un candidato di Forza Italia, è un candidato di centrodestra che si mette in testa a questa coalizione per portare a casa il risultato. Vi siete sentiti in questi giorni, visto che lui ha elogiato gli operatori della sanità, nonostante diciamo, le riforme, insomma, perché poi è tema della vostra campagna elettorale, immagino. Gli ho chiesto come stava, perché insomma, effettivamente ha avuto una bella scoppola, però l'ho sentito anche questa sera, si sente in splendida forma, ha detto che si sente un toro, quindi andiamo sul sicuro. La broncopolmite l'ho avuto anch'io, quindi insomma se l'ho superata io vagamente, sono rimasto segnato, almeno apparentemente, perché ci siamo messi d'accordo già per un'intervista lunedì sera, a proposito lo anticipiamo, quindi Roberto Di Piazza sarà ospite a Ring dopo il risultato delle primarie del centro-sinistra, quindi sarà interessante anche capire lunedì sera, quindi uno speciale ulteriore, lo annunciamo qui, che cosa succede. Questo programma c'è o no? Ma questo programma è in divenire. Cosa in ha divenire, prodotto la fucina, quali idee, insomma, nel senso quale proposta potreste fare? Ma ci sono tante cose in termini pratici, perché credo che... Allora, io credo che l'elettore si è allontanato dalla politica per un motivo sicuramente perché la politica non ha dato buon esempio di sé, questo è un tema, ma anche perché le persone quando si rendono conto di essere in grado di fare da sole,
chiaramente non hanno bisogno della politica perché si arrangiano da sole, quindi è necessario che la politica, forse in un'ottica un po' più pragmatica, più pratica, riesca ad essere quello strumento che agevola il cittadino, no? Che aiuta il cittadino. Quindi sul tavolo di questa città ci sono alcuni elementi che vanno in qualche modo risolti. E che sono richiamati spesso dai cittadini, quindi le persone ci chiedono certe cose, no? Hanno bisogno di avere risposte, ma anche risposte, se vogliamo, semplici, risposte che riguardano la vita dei cittadini di ogni giorno. No? E questo è un elemento che Forza Italia deve portare all'attenzione del nostro candidato sindaco. Ci sono alcuni temi su questa città, per esempio, che forse non sono All'ordine del giorno, tanto conosciuti, dice. Anche perché probabilmente la stampa non ne dà il dovuto risalto. Ma per esempio a cosa sta pensando? Ma guardi, innanzitutto sto pensando a quel disastro che è stato la vendita di Acegas. Perché ricordo proprio, ho fatto 2 anni io in l'assessore di Piazza al bilancio, no? E mi ricordo che c'era un collega che aveva la delega alle partecipate, quindi noi costantemente ci riferivamo ad Acegas per monitorare costantemente per esempio lo stato di pulizia delle strade e dei marciapiedi. Secondo lei è cambiato l'equilibrio adesso? Certo è cambiato. Sì? Cioè comanda Acegas e il sindaco era. Comanda era, certo, in questo caso Bologna. E quindi noi siamo, allora, quindi già cambierebbe questo. Poco anche con un cambio di amministrazione, cioè se in quel caso si subisce. Però credo che noi potremmo, visto che è stata comunque un'operazione di carattere politico, trovandoci forse dall'altra parte della barricata, potremmo in qualche modo andare a interagire in modo più efficace su questo argomento, che non è un argomento da poco. Un altro argomento un po' sottovalutato che porta danni forti su questa città è il discorso per esempio dell'exit, cioè la liquidazione dell'exit. Di per sé la liquidazione dell'exit non è un problema, perché magari se la politica reputava che l'exit fosse un elemento troppo complicato o troppo costoso, poteva rimodulare in qualche altro modo, ma adesso tutti i fondi per esempio che avevamo convogliato sul sito di interesse nazionale, sul SIN, no? E che l'exit in delegazione amministrativa doveva ultimare le caratterizzazioni, cominciare con le bonifiche, è tutto fermo. Allora, gli operatori all'interno del sito di interesse nazionale non possono mettere nemmeno un chiodo sul proprio capannone, perché questo è vietato per legge. Nuovi insediamenti non ce ne possono essere perché è tutto bloccato. Quindi anche questo è un elemento che, se vogliamo, deve essere preso in considerazione. Ci sono poi elementi che riguardano questo argomento a me caro, che è la zona franca urbana. Ho presentato io personalmente una proposta di legge che riguarda la zona franca urbana per avere degli sgravi fiscali e contributivi sulle zone di confine, perché non dobbiamo dimenticare. Cioè, diciamo, una fiscalità di vantaggio per Trieste, posso semplificare così in sì, qualche è un po' maniera? È un po' diversa, però. Cioè noi non vogliamo avere delle agevolazioni a pioggia senza però ci sono delle realtà in Italia che hanno questa possibilità, che non hanno problemi di confine ma hanno problemi rispetto ad altri parametri di valutazione, che però possono ricadere anche su di noi perché noi viviamo tra Austria e Slovenia. Sì. Allora la benzina qua costa in un modo, in Slovenia costa in un altro. 0,9 il gasolio, no? Abbiamo già detto. Sento il sindaco di Tarvisio, il sindaco che mi dice tanti miei concittadini di Tarvisio vanno a vivere in Austria perché gli affitti sono più bassi, perché costa meno. Quindi in questo momento è chiaro che questo è uno di questi elementi qua, l'ho portata all'attenzione del Parlamento, anche con una mozione che il PD aveva detto che si era disponibile a trattare e poi si è insabbiato. Quindi questo è un elemento che può essere portato per agevolare la questione. Questo devono fare i parlamentari, no? Tutti insieme, immagino. Cioè, però, il sindaco. Ecco, allora chiedo, per quale motivo parliamo di spiaggia sul lungomare, parliamo di città metropolitana e non ci rendiamo conto che basterebbe affrontare questo tema in Parlamento e rendere possibile delle agevolazioni alle imprese che si insediano su questo territorio? Questi credo che sono degli elementi che possono essere utili per i cittadini, non robe faraoniche di spiagge e quant'altro. Penso sia questo. Senta, volevo chiedere una cosa, perché ho visto anche molti messaggi ancora su un possibile interesse da parte sua in questa campagna elettorale del centrodestra, che non sia nelle vesti di coordinatrice regionale di Forza Italia. Cioè. Qualcuno le chiede ancora di fare il candidato sindaco, qualcuno scriveva ieri vice sindaco potrebbe essere la Savino,
su questo. Io ho tanto da. Io lo esclude o lei comunque sarà in corsa come candidato? Io non corro mai da nessuna parte. Io ho dei compiti che devo svolgere nella maniera più puntuale possibile. Ho il mio lavoro parlamentare che mi impegna tanto e che per quanto possibile, visto che sono in opposizione, non è semplicissimo far valere le proprie istanze, però cerco di portare a casa. E una cosa che mi ha resa particolarmente soddisfatta è stata proprio la battaglia che ho iniziato io sul discorso dell'ISEE, per esempio. Ecco, sì. Allora qua sì. Quindi l'accompagnatore non fa reddito, diciamo. Questa però sì, l'accompagnatore però è una battaglia. Non fa più reddito e quindi non fa più reddito perché non è né reddito né matrimonio. È una battaglia che io ho iniziato, ma è una battaglia che ho iniziato. Ho chiesto al governo di rispondermi ieri e il governo non ha potuto rispondermi perché non era in grado di rispondermi, ma questa battaglia io l'ho iniziata al momento in cui il TAR del Lazio ha dato ragione ai disabili dicendo no, l'assegno di accompagnamento non va computato all'ISEE. Il governo, questo era in febbraio del 2015, la mia interrogazione è del 26 marzo del 2015, sì, e da allora io ho sempre battagliato per questo argomento qua, perché credo che anche questa penna riesca a capire che se una persona ha un disabile a casa non è, cioè l'assegno di accompagnamento non può essere un regalo, no? Questa è una battaglia che ho fatto, che come dire, è stata vinta e che mi rendo orgoglioso del lavoro che faccio in Parlamento. Quindi il discorso delle banche, adesso abbiamo fatto ostruzionismo anche l'altro giorno in commissione, il dover togliere alla gente che non riesce a pagare le rate di mutuo per adesso, sì. Dicono 18, voglio vedere il decreto, sette rate e la banca può togliere la casa. La banca può togliere la casa, ma quando possiamo, cioè, qualcuno mi dice ma la banca ha ragione, momento, ma le banche, il rapporto tra cittadini e banche è un rapporto, dico, deteriorato tanto quanto cittadino e politica. La gente non può pensare, noi dobbiamo guardare a quelli che hanno il mutuo di 100.000 euro, le famiglie di ragazzi giovani che magari si trovano in cassa integrazione e non possono pagare. Io parlo per quel che conosco, parlo per Trieste, ma Trieste prima di non pagare una rata del mutuo uno mangia veramente il pane secco. Quindi, senta, mi spiega un'altra cosa. Dunque, a quello che abbiamo capito noi, ci sarà una lista di piazza. Sì. Una lista Forza Italia, quindi gli altri partiti, Lega Nord, sì. E Fratelli d'Italia. Altri? No, non lo so, non ho la più pallida idea. Diciamo il capo coalizione è il candidato sindaco e lui stabilirà cosa fare. Perché noi oggi, lei lo sa, l'ho visto anche nel telegiornale, abbiamo raccolto ancora una volta un'intervista a Franco Bandelli, che è tornato per esempio a parlare di primarie, lo aveva già fatto con noi anche qualche settimana fa. Oggi tra l'altro Berlusconi le ha escluse per Roma, insomma il candidato è Bertolaso, proprio il centrodestra non piacciono le primarie. Ma al presidente Berlusconi le primarie non piacciono, a parte che, come perché? Dire, le primarie. Perché? Vabbè, se andiamo a guardare le primarie in giro per l'Italia, se guardiamo le primarie a Milano, cioè, c'erano la fila dei cinesi che votavano alle primarie. Cioè, sarà anche qui così, no? Ma non lo so. Ma non è un problema quel che fanno gli altri partiti. Il PD vuole fare le primarie, non fare le primarie. Questo non è un argomento che a me interessa. È un argomento da PD. Non, cioè fare le primarie sul centrodestra, ma se c'è solo un candidato non ho capito quale tipo di primarie bisogna fare. Ma era una cosa di qualche tempo fa, cioè lì dice intanto forse Bandelli arriva in ritardo in questo momento, se parla ancora facendo di primarie. Allora, io credo che, io ho visto che il centrodestra ha espresso due candidati, no? Quindi nella persona di Roberti e nella persona di Piazza. Roberti in maniera responsabile ha fatto un passo indietro, ce n'è rimasto uno. E non so quale tipo di primari bisognerebbe fare. Senta, sondaggi ne avete commissionati ultimamente? No, io personalmente no. Penso che il Lei personalmente sta... no, però... No, il presidente Berlusconi so che qualcosa sta facendo. Sta facendo Ghisleri. Adesso. Quindi l'istituto Ghisleri e si saprà quando. Sì, non lo so. Questo... Che cosa posso fare una domanda? Che cos'è questo foglio? Cioè, si è portata delle proposte di quello che sarà la fucina? Quando vi vedete la prossima volta con tutta la coalizione, la fucina così? Non so, quando il sindaco si sentirà, il candidato sindaco si sentirà un po' meglio, ci riunirà. Penso sia appena uscito dall'ospedale, quindi insomma diamogli il tempo, un momento di recuperare, credo. Allora, noi tra l'altro stiamo attendendo, lo ricordiamo, tra pochi istanti ci saranno Roberto Cosolini e Francesco Russo, quindi le ho chiesto, pensi a una domanda da porre ai due che adesso porremo tra pochi istanti, insomma, in questo confronto che stiamo attendendo.
su cosa si giocherà questa campagna elettorale, secondo lei, dal 7 marzo in avanti? Ma penso su temi, forse sempre quelli in realtà, penso che tornerà fuori il discorso della ferriera, naturalmente, perché... Non è un po' deprimente? Ma guardi, io ho fatto un patto... Sì, che lei non avrebbe più voluto parlare della ferriera, no, questo sì, me lo ricordo. No. Però io le faccio una domanda apposta allora. Ha visto quello che dopo l'incontro di ieri tra il sindaco e il comitato 5 dicembre, quella grande manifestazione, il risultato intanto che probabilmente, come ci hanno ribadito ieri sera, hanno tutta l'intenzione di fare un'altra manifestazione, perché qualunque sia la decisione, o meglio il segnale che vuole dare il sindaco, la decisione poi la prende l'imprenditore, la città chiede che l'aria caldo, secondo loro, si chiuda, e quindi vogliono organizzare, molto probabilmente, ancora non è deciso, un'altra manifestazione. Però di questo confronto, se ha avuto modo di leggere, seguire, insomma, quello che è stato con questa promessa appunto di Cosolini che entro le elezioni, che vuol dire il 25 giugno, dirà qualcosa sull'aria caldo? Ma allora, stando alle carte, io credo che Arvedi abbia l'obbligo avendo fatto l'operazione con Elettra, quindi avendo fatto l'operazione dei certificati verdi, abbia l'obbligo di mantenere il livello occupazionale e la produzione per almeno 2 anni. Quindi Arvedi, per fare, diciamo, giustamente i suoi ragionamenti, i suoi calcoli, dovrà tenere per forza l'aria a caldo aperta per 2 anni. Fra 2 anni, l'aria a caldo molto probabilmente verrà chiusa. Le faccio una domanda che io ho fatto anche ieri sera ad altri rappresentanti del centro-sinistra. Il fatto di aver discusso così tanto del Partito Democratico in queste settimane, giova a loro sì o no? Prima Ma domanda. sicuramente ci sono pagine e pagine e pagine quotidiani che parlano sempre del Partito Democratico russo. C'era Rosato, c'era Cosolini, chiaro che sono molto esposti mediaticamente, sono molto esposti, quindi probabilmente farà anche Ha gioco. fatto sparire altri temi, per esempio quello dell'accoglienza, che poteva essere più scomodo? Ci sono tanti temi che sono spariti, ma i temi che sono spariti sono i temi che riguardano, come le dicevo prima, il sito di interesse nazionale, il SIN, cioè è tutto fermo, è tutto fermo. Allora, questo io credo che pagine e pagine di Russo e Cosolini, boh, va bene, sì, possono starci, ma e tutto il resto? Non si parla più di niente, del taglio dei posti letto all'ospedale, della chiusura della chirurgia, cioè non si parla di niente altro. Io poi, sì. Come dire, mi E rendo voi su cosa conto. vi batterete? Ma Sanità? Sanità, per insomma, esempio? la sanità innanzitutto lo sanno anche i muri, lo sanno anche i muri che la battaglia sull'Isère non è tua, mi ha scritto, Ho non so visto, chi ha stavo leggendo scritto, anch'io, solo ma che vadano a informarsi chi è la relatrice del provvedimento sull'Isère, chi ha fatto la proposta di legge sull'Isère, chi ha fatto gli emendamenti in finanziaria sull'Isère, chi ha fatto gli ordini del giorno, le interrogazioni a risposta immediata. Quindi, Sa cosa ci ha detto Marco Toncelli ieri sera, capogruppo PD, diciamo ora ala il camerata lussiana? Toncelli? Sì, vabbè, adesso Il camerata questo sapete voi. Nel senso che, Toncelli? No, vabbè, candidato, mica, no, mica, non dico mica una roba che non sta in cielo in terra. vabbè, comunque, che Deborah Serracchiani non sapeva niente dell'emendamento russo sulla decriminalizzazione del porto. Però era una notizia, cioè nel senso che quello che si è pensato, che fosse sempre un lavoro di comune accordo, e così ha detto Toncelli. Ma no, non ho idea perché non sono al Senato, quindi non seguo, Visto che si non ho diceva chi seguito, firma una non ho cosa. seguito, non ho seguito, non posso seguire i lavori ovviamente al Senato e come si procede. È chiaro che ci sono. Sono arrivati, mi sa, mi No, dicono che sono ecco. arrivati. Ha preparato la domanda, vero? No. Come no? Eh sì, No. facciamoli entrare. Allora, allarghiamo l'inquadratura, facciamo vedere adesso anche Roberto Cosolini e Francesco Russo. Che cosa, quindi, sull'emendamento, diciamo, la stupisce questa cosa che non sapesse? Sì, essendo il numero 2 del Partito Democratico, mi pare difficile che non sappia, visto che ha rapporti costanti con i ministri e quindi con i presidenti di commissione. Poi non so se, non so, però da Vuole candidato. urlare? Non siete neanche al telefono. Allora, allarghiamo l'inquadratura, chiedo ragazzi, mi perdoni, onorevole, se si vuole alzare così facciamo Sì. una domanda. Buonasera, Buonasera. senatore Francesco Russo, buonasera, Ciao, sindaco ciao. Roberto Cosolini. Buonasera.
Allora, io avevo chiesto a Sandra Savino di preparare un'impietosa inquadratura. Io devo stare avanti a voi. Che domande? No. Siete troppo più alti di me. Allora, non è una domanda per i due candidati, sicura? No, me la risolvo, niente. Me la riservo per lunedì. Allora, si goda con noi l'intervista doppia, perché abbiamo fatto una cosa strana. Abbiamo fatto una cosa strana con i due candidati oggi. Abbiamo raccolto un po' di domande scherzose, prima di quelle vagamente serie che dovrei fare io tra un po', ma soprattutto chiedo aiuto ancora una volta a chi ci segue da casa, quindi mandate i vostri messaggi, e abbiamo fatto un'intervista doppia a Roberto Cosolini e Francesco Russo. Adesso la guardiamo insieme. Grazie ancora Sandra Savino. Ciao, arrivederci, ciao. Abbiamo un'intervista doppia. Si presenti. Francesco Russo, 46 anni, sposato con 4 figli, momentaneamente senatore. Roberto Cosolini, 59 anni, sindaco di Trieste, candidato alle primarie e poi candidato sindaco. Saluti l'altro candidato. Ciao Roberto. Ciao Francesco. Dica una cosa positiva dell'altro. È un brillante politico. È una persona seria. Una cosa negativa. Non ha mai amministrato. A volte è una persona troppo seria. La prima cosa che farebbe da sindaco? Continuare a lavorare con grande impulso soprattutto sui giovani. Approvare la città metropolitana. Faccia un'imitazione di Di Piazza. Costevol, è un momento magico, eh? È un momento magico. Cosa l'ha fatta arrabbiare di più di questa campagna elettorale? Gli attacchi del mio partito. Che è fuori tempo massimo, ma ormai acqua passata. Vai Topolini? Ogni tanto sì. Sì. E al Peducin? Ci sono stato solo due volte. Panino con la porzina o Pedocci? Pedocci e se no cotto col creme. Panino con la porzina d'inverno. È pronto per le clanfe? No, quelle no. Ne ho fatta una e è passata la storia, non occorre che ne faccia altre. Il detto triestino che la rappresenta di più. Se sarà una porta, se avrezzi un porton. E viva l'Epubon. Preferisce Letta o Renzi? Sono amico di Enrico Letta. Beh, Renzi è stato sindaco e quindi siamo colleghi in qualche modo. Rosato o la Serracchiani? No comment. Ma lascia Francesco la prima scelta, così non si sente solo. Rovis o Bandelli? Nessuno dei due. Alessia Rosolen, senza dubbio. Triestina o Pallacanestro 2004? Auguro successo a tutte e due, e poi amo il basket, inutile negarlo. Triestina da tanti anni. Arvedi o Summer? Ma per amicizia personale dico Summer. Gli imprenditori che fanno buoni investimenti e creano lavoro. Il centrodestra verrà a votare per lei? Ma dicono che faccia il tifo per il mio avversario. No, credo proprio di no. Che cosa pensa di Giulio Camber? Aspetto i prossimi manifesti che mi dedica. Ha tenuto Trieste ferma per 30 anni. Il suo peggior difetto? Il mio? A volte mi dicono che sono troppo buono. Dicono che parlo troppo con il telefonino per strada. Canti una strofa di una canzone di Pilat. Finanziere, finanziere, cosa devo dichiarare? Finanziere, finanziere, cosa devo dichiarare? Lo sa che è la stessa che ha scelto Russo? Si vede che abbiamo cose in comune. Matrimonio o unione civile? Matrimonio per chi lo vuole e unione civile per chi la preferisce. I diritti vanno garantiti a tutti. Matrimonio. I bambini hanno diritto a una famiglia, ma gli adulti non hanno diritto a un figlio. Le piace Elena Boschi? Sì, però posso dire, conoscendola, che è più brava che bella. Brava e bella. E la Bassa Poropat? Diciamo un altro genere. Una ottima amministratrice, è stata un'ottima presidente della provincia. Qual è la prima cosa che nota in una donna? Ma sicuramente il sorriso e lo sguardo. Gli occhi. Comprerebbe casa Servola? Ma direi di sì, perché risolveremo il problema ambientale in pochi anni. Ma guardi, io spero proprio che noi creiamo le condizioni perché la gente abbia voglia di comprare casa Servola. Cosa manca a Trieste? A Trieste non manca nulla. Forse qualche volta è mancata la consapevolezza proprio che abbiamo tanto e che dipende da noi metterlo a frutto. Manca la città metropolitana. Una cosa che ha fatto Illy e avrebbe voluto fare lei. Sono passati un po' di anni, è difficile ricordare, ma ricordo comunque anni molto importanti. E rendere Trieste importante in Italia e nel mondo. Una cosa che ha fatto Di Piazza e avrebbe voluto fare lei. Non sono molte, ma le rive sicuramente. Avrei voluto beneficiare di tutti i progetti varati da Illy e che poi Di Piazza ha potuto inaugurare. Di cosa bisogna Miramare? Miramare serve la città metropolitana e serve un imprenditore che avevo anche trovato, che investa come ha fatto Della Valle con il Colosseo a Roma. Miramare ha bisogno di un manager vero, come ce ne sono, e lo cercheremo e lo troveremo, e poi ha bisogno di una squadra straordinaria di giardinieri che amino quel parco. Le piace il quadrilatero di Melara? È un'opera che appartiene a un periodo
chiamiamolo così, dell'urbanistica e dell'edilizia che oggi non verrebbe sicuramente riproposta. Beh, diciamo, si è fatto un grande lavoro, ma se fossi stato io a governare in quegli anni forse avrei costruito cose diverse. Perché non ha accolto un profugo in casa? Perché in questo momento l'accoglienza a Trieste funziona bene così. Ma premetto che l'accoglienza diffusa funziona, i profughi in casa sono un'opportunità che abbiamo messo a disposizione dei cittadini. Porto Vecchio, ci devono essere anche abitazioni? In parte sì, non può rimanere un deserto la notte. Anche abitazioni, ma in modo molto lontano da qualsiasi speculazione. Ci devono essere molti spazi pubblici, un parco sul mare che sia il nostro Central Park. Per chi vota la Serracchiani? Beh, ha detto che vota per Roberto Cosolini. Sicuro? Beh, credo proprio di sì, per quanto sia impegnata e per come sta facendo campagna elettorale mi pare evidente. La Serracchiani non vota perché non è residente a Trieste. Meglio essere belli e poveri o brutti e ricchi? Ma no, non lo so. Meglio essere belli e ricchi. Quanto guadagno ogni mese? Più di 10.000 euro. 3.500 euro. Non sono ricco, guadagno momentaneamente molto, ma spendo molto di ciò che guadagno per fare politica e per aiutare la formazione dei giovani. Rinuncerebbe allo stipendio da sindaco? No, perché mi serve per vivere. Beh, no, credo che la mia famiglia, moglie e quattro figli, insomma, me ne vorrebbero un pochino. Ha mai fatto beneficenza? Sì. Sì, ogni mese destino il 20% del mio stipendio a Banca Etica per un progetto a favore dei giovani che combattono la mafia. Prima la sicurezza o il lavoro per i triestini? Tutte e due le cose sono indispensabili. Beh, le due cose vanno assolutamente insieme. Se perde, che lavoro va a fare? Intanto io cerco di vincere, altrimenti ci saranno nuove opportunità. Se serve una porta, serve un portone. Ma finirò il mio mandato da senatore e poi per fortuna faccio il professore universitario con un lavoro che mi piace. Perché dovrebbero votare per lei? Per far ricominciare a correre Trieste. E questa città ha bisogno di cambiare aria, di cambiare facce. Perché ho amministrato bene in anni difficili, ho la capacità di tradurre i sogni in realtà. Faccio una scommessa con Tele4. Se diventa sindaco, si tuffa dal molo audace ogni primo gennaio? Assolutamente no. No, perché vado a trovare il mio amico Mario Cigar, che si tuffa dal molo del Ceda. Faccia un augurio all'altro candidato. Buona campagna, Roberto. Auguri Francesco per la tua carriera politica a Roma. Vista doppia, buonasera, ben ritrovati appunto a voi tutti che ci state seguendo. Buonasera al sindaco Roberto Cosolini. Buonasera. E salutiamo anche Francesco Russo. Buonasera senatore. Buonasera. Allora, ben trovati, la città vi guarda. Quindi questa sera il vero confronto, almeno io voglio sperare che sia così. Per fortuna nostra, soprattutto e vostra, non abbiamo la par condicio. Quindi anche domani parleremo di voi, lo facciamo soprattutto stasera, non abbiamo i minutaggi, vi prego, quindi parliamo liberamente e che sia un confronto e un dibattito vero. Non pensate agli staff che sono fuori, parliamo con la città, questo vi chiedo questa sera. Ho provato a fare questa domanda un po' a tutti fino ad adesso, io voglio pensare, almeno credo, anche per quello che ho capito io fino ad adesso, che sperino di capire soprattutto che cosa vi divide in queste proposte. Io comincerei da questo, sindaco. Ma cosa c'è di diverso nelle vostre due idee? Ma evidentemente, se siamo qui a questo punto, pur facendo parte dello stesso schieramento, dello stesso partito e quindi condividendo molte cose, alcune cose sono diverse. È evidente che io do un giudizio positivo su questi anni, sul modo in cui in anni che sono stati più difficili per amministrare un ente locale da qualche decennio a questa parte, abbiamo attuato il programma, abbiamo sbloccato una città immobile, abbiamo messo in movimento risorse importanti, penso al porto, ma poi ci sarà modo di approfondirne molte altre, e conseguentemente il modo migliore per il centro-sinistra di andare al voto, di chiedere la fiducia agli elettori e dire abbiamo fatto questo, abbiamo ancora la possibilità di fare molto e quindi dateci la fiducia. È evidente che Francesco ha posto un problema per cui almeno in parte la vede diversamente da me da questo punto di vista. Cioè che lei non avrebbe sbloccato, che... Beh, lei deve, cioè... però lei deve chiedere a... No, io lo so che lo devo chiedere a lui. Nel senso che io però non posso fare due, cioè, parti. Lei da quello che ha capito le proposte di Francesco Russo, cosa la differenzia? Ma no, guardi, le proposte di Francesco Russo in questi giorni le ho lette, alcune sono cose che abbiamo iniziato a fare.
il lavoro su un progetto di trasformazione del mercato coperto, non è un segreto, è iniziato da qualche tempo. No, si parla di Miramare, mi pare che l'idea del Museo Nazionale sia lo sbocco giusto di una situazione difficile e sia lo strumento migliore per dare al castello e al parco quel valore che possono e debbono avere. Poi evidentemente ci sono cose sulle quali non siamo d'accordo. Dico subito che tra queste non vi è, e sarò molto chiaro su questo aspetto, la città metropolitana. Semplicemente abbiamo, e credo la campagna lo abbia evidenziato, due impostazioni fortemente diverse su come si arriva a raggiungere questo obiettivo. Allora, poi lo spieghiamo. Russo, cosa vi divide? Cosa vi differenzia? Ma io uso una battuta che... Guardi cosa scrivono, Russo, ottimo candidato sindaco del centrodestra. Vabbè, ma insomma, stasera secondo me c'è un gioco di sms incrociati, ci divertiamo. Diamogli il peso che gli diamo. Li usiamo anche per dialogare. Ma uso una battuta che ho sentito in questi giorni. Russo corre, Cosolini cammina. Io credo davvero ci sia bisogno di discontinuità, perché questa città oggi chiede un cambiamento forte. E faccio un esempio, guardi, con Roberto Cosolini ho condiviso la marcia all'inizio del suo mandato per liberare Porto Vecchio, che era un tema della nostra campagna elettorale, l'abbiamo fatto insieme. Roberto però si è fermato davanti a un cancello chiuso. Bene, io con il mio emendamento ho spalancato quel cancello e dopo 40 anni di immobilismo, dove tutti i parlamentari che mi avevano preceduto avevano fallito, insomma, sono riuscito a portare a casa un risultato che credo questa città attendesse da tanto tempo. E poi c'è forse un dato di coraggio, non me ne voglia, ma è vero, su Città Metropolitana abbiamo condiviso dall'inizio il fatto che fosse un tema importante, fosse un tema che questa città aspettava, sentiva. Poi quello che è successo ha dimostrato che i cittadini di Trieste lo sentono come un tema davvero importante. E dopo aver deciso però insieme di fare un emendamento alla legge costituzionale che la inseriva dentro lo statuto del Friuli Venezia Giulia, quando io sono tornato da Roma e ho fatto approvare quell'emendamento, ho scoperto che il sindaco uscente aveva cambiato idea. Aveva cambiato idea perché Deborah Serracchiani e il Consiglio regionale avevano bocciato sonoramente quella mia proposta. Io mi sono sentito di andare avanti, di chiedere ai cittadini se sbagliavo io o sbagliavano loro. Ho raccolto 5.000 firme, mi sono confrontato nei banchetti. Alla fine io sono andato avanti anche contro il volere di Deborah Serracchiani, di Ettore Rosato, di Antonella Green, dei vertici del mio partito. Roberto ha scelto evidentemente, insomma, di fare un passo indietro. Non ha firmato con me la mozione per Città Metropolitana, non ha fatto il tour che sta spiegando oggi ai triestini perché è importante, perché cambia, è utile, cambia la vita di Trieste, porta tante risorse. Insomma, una differenza netta è questa. Ha cambiato idea, sindaco? No, non ho cambiato idea, l'ho dimostrato, ho promosso una serie di incontri sulla Città Metropolitana e ho giudicato, se ricordate, e su questo posso essere assolutamente esplicito, un atto di pregiudizio ideologico e territoriale il voto del Consiglio regionale. Semplicemente io ritengo che non sia fra noi triestini che ci dobbiamo convincere sul fatto che vogliamo essere il perno di un sistema metropolitano, che poi si chiami città metropolitana o area metropolitana, ma che noi dobbiamo soprattutto convincere gli altri a unirsi con noi e a trovare conveniente farlo. Perché se poi alla fine non riusciamo a convincere nemmeno Duino Risina o nemmeno Muggia, non arriviamo nemmeno a Monfalcone. E io credo che l'aver enfatizzato troppo la questione in termini, come dire, triestini, in qualche modo ci abbia indebolito all'esterno e conseguentemente non vi è una diversità sull'obiettivo, vi è una diversità evidentemente su come ci si arriva. Aggiungo che evidentemente su questo siamo, credo, sufficientemente amici da poter essere anche sufficientemente espliciti, che non riesco a considerare la città metropolitana, come dire, la parola d'ordine magica, ecco, per dare tutte le risposte a tutti questo i problemi che si devono affrontare. Adesso vi farò una domanda anche su questo, però per capirci, lei vorrebbe coinvolgere, e lo ha già fatto, mi è sembrato di capire, con una serie di incontri, altri sindaci. Il senatore Russo
pensa solo all'area che corrisponde col territorio di Trieste? È questa la differenza? No, diciamo, no. Io questo, senatore, qual è la differenza allora? Senatore Russo, Francesco, per meglio dire, per quel che mi riguarda, pensa evidentemente a una città metropolitana che va ben oltre i confini di Trieste. Questo è evidente, altrimenti non staremmo nemmeno a discuterne. Semplicemente io credo che il consenso che Trieste deve essere capace su un progetto metropolitano di costruire fuori dalle sue mura e quindi convincendo gli altri che Trieste può esercitare una leadership e che questa leadership non li comprimerà ma anzi li valorizzerà, sia la prima cosa da fare. Dircela fra noi triestini, secondo me è sufficientemente gratificante. Cioè raccogliere le firme solo a Trieste, questo concetto. E si è visto, è sufficientemente gratificante, però per certi versi, almeno questo è emerso dai miei incontri fuori Trieste, ha addirittura complicato l'obiettivo. Perché non ha raccolto le firme altrove anche? Ma insomma, è evidente che è un tema che parte da Trieste. Io per primo ho fatto dei sondaggi anche con altre realtà. Ne ho parlato ad esempio con una realtà che si definisce spesso come contraria e che non lo è a priori, come la comunità slovena, ad esempio. Insomma. E il tema è spiegarlo bene, ma anche avere il coraggio di partire. La legge Jacopo del 2006, che Cosolini conosce molto bene, permetterebbe a Trieste, ma lo ha citato lui stesso, insomma, di prendere l'iniziativa autonomamente, intanto. E io sono convinto che nel momento in cui ci fosse la capacità di spiegare, di dimostrare i vantaggi concreti, Cagliari riceve 50 milioni di euro nella progettazione 2014-2020. È difficile immaginare che questo non interessi ai comuni di Sgonico, di Monrupino, di Luina Orisina, di Monfalcone, oltre a tutte le altre opportunità che l'area metropolitana può portare con sé. Io, come Roberto, sono stato a Monfalcone, ne ho parlato con il sindaco Altran, con altre persone, però chiedo a lui se era così convinto che la cosa fosse fattibile, interessante e ottima per il nostro territorio. Perché questi colloqui non hanno iniziato nel 2011? La legge lo permetteva già all'epoca. E a me fa un po' specie. Io sono convinto che lui vorrebbe farlo, perché ne abbiamo parlato tante volte e sarebbe anche venuto in piazza con me. Però è un po' complicato spiegare come fa oggi a essere supportato da Deborah Saracchiani, che dice dico no alla città metropolitana, a Antonella Grimm che parla di una scatola vuota, sì. E a Ettore Rosato, che si è più volte pronunciato contrariamente, e poi a immaginare che nonostante l'appoggio di queste persone lui sarà domani libero di portare avanti un progetto che, ripeto, sta a cuore oggi anche dai sondaggi alla stragrande maggioranza dei triestini. Cosolini? Ma assolutamente libero di portarlo avanti. Non mi risulta che Rosato, ad esempio, sia contrario alla città metropolitana, e so che Antonella Green, quando ne ha parlato, ha detto che rischia di essere una scatola vuota se non le si danno i contenuti. Progetto. E proprio di contenuti e di progetto dovremmo parlare, e non di una definizione, di uno slogan che diventa la panacea e la soluzione di tutti i problemi, per cui da qualsiasi parte ci giriamo si risolvono con i soldi della città metropolitana, che potrebbero arrivare sicuramente. Arrivano soldi comunque, è bene dirlo, perché presentiamo progetti e otteniamo finanziamenti, ma potrebbero arrivare, ma arrivano alla fine di un percorso. Credo che si debbano creare le condizioni politiche, altrimenti anche andare in consiglio comunale, cosa che io posso fare, l'ho anche detto, con l'attuazione della città metropolitana prevista dalla legge Jacob. Se poi non hai il consenso degli altri consigli comunali per farla, ti fermi lì e sostanzialmente ti schianti. Allora il problema è, la vogliamo veramente la città metropolitana o ci vogliamo schiantare senza riuscire ad ottenerla? La risposta è evidente. Io sono convinto che si può fare, si deve partire da Trieste e poi le inerzie altrui si vincono dimostrando i vantaggi. Guardi, rispondo anche all'obiezione che molte volte è stata fatta, non serve, così spieghiamo anche ai cittadini che chiedevano esattamente cos'è città metropolitana. Le leggo velocemente quali sono le competenze delle città metropolitane sulle quali l'Unione Europea è in grado di finanziare. Velocissimamente, ovviamente non voglio uccidere la trasmissione. Industria, turismo, commercio, costruzioni, audiovisivo, servizi, ICT, trasporti, energia, pubblica amministrazione, sanità, cultura, sociale, no profit, farmaceutico, alimentare. Allora, dire che è una scatola vuota, dire che nel momento in cui noi siamo tra l'altro molto deficitari, lo siamo stati negli ultimi 15 anni, sui fondi europei, e non sapere che quando il patto di stabilità ti strozza perché da Roma non arrivano le risorse,
dire di no, fare gli schizzinosi sulla città metropolitana e non cavalcarla fino in fondo, bene, io più volte ho proposto a Roberto Cosolini di farla insieme, di scendere in piazza insieme, evidentemente qualcuno la frena. Senta, qualcuno via SMS le chiedeva adesso se lei ha raccolto, aspetti sindaco, che lei ha raccolto i nomi con la firma e ha fatto telemarketing, quindi ha chiamato, diciamo, a casa, se non ricordo, 5.000 persone, almeno i numeri che giravano in questi giorni da voci, 5.000 persone sfruttando quei contatti, insomma, presentando, immagino, la città metropolitana, no? Non ho sfruttato nulla, quando ho raccolto le firme, le persone hanno firmato dicendo che acconsentivano l'utilizzo di quei dati per essere informati sulle iniziative che io prendevo come città sulla città metropolitana. Quindi poi li hanno chiamati, i miei volontari hanno chiamato e hanno invitato, ad esempio, a partecipare ai pullman. Abbiamo, e alle primarie domenica, immagino. E poi dicendo che mi candido da sindaco perché voglio portare fino in fondo un'idea di città metropolitana rispetto alla quale mi dispiace i vertici del mio partito si sono dichiarati contrari. Sindaco, diceva? Ma stavo dicendo che il problema del patto di stabilità non sono i soldi che arrivano o non arrivano, sono i soldi che si possono spendere o non si possono spendere. Il patto di stabilità ha bloccato risorse che noi avevamo in cassa. Visto che è stato citato ad esempio il tema della galleria di Piazza Foraggi che verrebbe finanziata con la città metropolitana, i finanziamenti per la galleria di Piazza Foraggi ci sono, semplicemente bisogna avere gli spazi di patto di stabilità, gli spazi finanziari per pagare, che sono altra cosa. Siccome abbiamo dovuto dare priorità a tutta una serie di opere rispetto alle quali la sola galleria di Piazza Foraggi altrimenti avrebbe impedito la loro attivazione, mi riferisco ad esempio alle scuole, la galleria ha dovuto attendere, ma i soldi li abbiamo. Il vantaggio è proprio quello, i soldi che vengono dall'Europa non ricadono sotto le regole del patto di stabilità. Non è proprio così. Sono molto, non tediamo i telespettatori, sono molto più disponibili, molto più facilmente. Ma guardate che la galleria di Piazza Foraggi interessa a tanti, anche per termini di sicurezza. Sì, ma si era detto che da Roma... Interessa anche a noi, perché se cade un pezzo di cornicione quando passa un ragazzo con uno scooter, credo che nessuno di noi potrebbe perdonarsi. Però da Roma si era detto che c'era un allentamento anche specifico. Un allentamento c'è, infatti le opere, come si è visto nel corso del 2015, sono partite, nel corso del 2016 partiranno. Nei soli mesi di gennaio e febbraio noi abbiamo appaltato opere pubbliche per 8 milioni e mezzo di euro, dei quali, tra le altre cose, 65% vanno a imprese triestine. Allora, intanto qua scrivo Russo, stai sereno. Qua io un'altra cosa volevo chiedervi, legato sempre alla questione della città metropolitana. È, diciamo, diventato argomento divisivo tra voi in particolar modo, però è una strategia letta da fuori molto intelligente, anche forse per non attaccare né il governo regionale, se non chiaramente da parte forse di Francesco Russo, né tantomeno il governo centrale, no? No, se devo rispondere, cioè, è semplicemente... Uno prende la mira e se la prende con l'Europa, diciamo là ci sono i soldi, andiamo a prenderli là, perché non si parla di Roma che magari non concede più spazi finanziari. Io guardi, ho fatto il parlamentare negli ultimi 3 anni, è l'esperienza politica più rilevante, l'unica elettiva che ho fatto negli ultimi anni. Beh, insomma... La legge di stabilità, quella che era una volta la vecchia legge finanziaria e che vedeva i parlamentari un tempo ritagliarsi sempre uno spazio per fare arrivare qualche miliarduccio, insomma quella volta c'erano le lire per i propri territori, per cui ognuno si ritagliava una quota. Beh, insomma, la legge di stabilità praticamente è decisa in larga parte dalle regole dell'Unione Europea, dai vincoli esterni che sono molto forti, le risorse sono sempre di meno, quindi è evidente che i comuni oggi non possono pescare lì, la nostra regione, pur essendo una regione che ha più capacità di spesa di altre, soffre anch'essa la crisi, e le risorse ci sono. In Europa le zone a maggiore tasso di sviluppo, tasso di innovazione tecnologica e capacità di attrazione di cervelli, di giovani brillanti, sono le aree metropolitane, e l'Unione Europea decide di investire su quelle perché è lì che 10 euro investiti ne producono 50. Noi vogliamo semplicemente, io ho proposto la città metropolitana per fare stare Trieste nella serie A dell'Europa, per essere tra le città e le aree maggiormente investite Sindaco, così non si parla né di governo, non si parla di regione, si parla di città metropolitana, fondi europei, un tema lontano, non si contesta. No, ma non sono temi lontani. Io i governi di colori simili, Io ribadisco che l'idea di città o di area metropolitana la condivido. Ritengo che le condizioni di un progetto di questo tipo vanno create coinvolgendo gli altri,
per questo sono stato nelle ultime 3 settimane a Monfalcone 2 volte, coinvolgendo gli altri e soprattutto facendo vedere agli altri che oggi per il momento non le vedono, e non le vedono soprattutto se questa questione diventa una questione tutta quanta, come dire, all'insegna dell'orgoglio triestino, di una pretesa superiorità triestina, convincendo gli altri che hanno l'interesse a stare con Trieste. Integrare il sistema portuale tra Trieste e Monfalcone, ad esempio, è un'operazione che è partita e contribuisce all'idea di città metropolitana. E quindi, secondo me, la direzione di marcia è quella di andare a costruire il progetto insieme con gli altri, e quando il progetto insieme con gli altri è stato costruito, è credibile ed è condiviso dalle comunità, allora, guardi, non sarà la regione il problema, in quel momento non sarà la regione il problema. Senta, però, sindaco, se posso, le chiedo flash russo, no, perché poi avremo solo anche altri anni. Diciamo, io sono convinto che Roberto è d'accordo sul sistema metropolitana, perché conosco la sua buona fede e so che ne abbiamo parlato, però vogliamo dire insieme stasera all'assessore Torrenti, che dice non serve la città metropolitana, che lui sbaglia? Perché forse è il caso, e poi dobbiamo dirci perché dal 2011, quando questa consigliatura è iniziata, nessuno da Trieste è mai andato a Monfalcone, e ci pensiamo soltanto adesso dopo 5.000 firme, tutto qui. Ha sbagliato Torrenti? Torrenti ha detto un'altra cosa fondamentalmente. Torrenti ha detto Trieste è già l'unico capoluogo di regione dopo l'abolizione delle province, e quindi ha un ruolo di soggetto aggregatore, in qualche modo, di soggetto di riferimento comunque a prescindere. Ha sostanzialmente sostenuto, cosa che del resto l'onorevole Maran ad esempio aveva sostenuto nel dibattito aperto sul piccolo al periodo della raccolta delle firme, ha praticamente sostenuto che diventa la regione fondamentalmente l'area metropolitana con Trieste punto di riferimento. Maran, quando ha parlato di queste cose, ha detto la stessa cosa, perché ha detto la città metropolitana dovrà avere 1 milione di abitanti, quelli della regione sono 1,2 milioni, quindi esatto. non siamo molto lontani da quella posizione lì. Senta, Francesco Russo ha danneggiato il Partito Democratico con questa forzatura delle primarie, ha danneggiato lei, cosa dice? Ma guardi, io ormai ho accettato questa sfida, mi pare di essere stato chiaro in quel sabato che ricordiamo sicuramente tutti e due come un sabato importante della nostra vita politica, e quindi io non voglio francamente più ritornare su queste questioni. Abbiamo fatto una campagna, io ho accettato di fare le primarie, abbiamo fatto una campagna, è stata una campagna vera che si conclude domani. No, abbiamo detto le cose che dovevamo dire, sicuramente queste cose determinano, soprattutto a ridosso del voto, determinano qualche tensione, qualche sofferenza. Io, saranno superate? Io credo proprio di sì, che sapremo superarle. Sì? Russo? Sicuramente sì, guardi, tutti gli osservatori esterni, ho letto Roberto Morelli, Roberto Weber, insomma sul nostro quotidiano, hanno sostenuto convintamente che questa campagna elettorale ha fatto bene al Partito Democratico. L'onorevole Savino è stata costretta, mezz'ora di trasmissione qui, a parlare soltanto del Partito Democratico, e sui giornali c'è spazio per questo dibattito. Abbiamo riportato i supporter degli uni e degli altri convintamente in piazza a fare campagna elettorale, a fare banchetti, a parlare con le persone. Io personalmente sono stato stupito da quanti giovani si sono avvicinati alla mia campagna elettorale, persone che sicuramente non avrebbero partecipato in un caso diverso. Ma lo chiedo a lei, guardi, insomma, chi meglio di lei? Alla fine un osservatore giornalista. Io ve l'ho sempre detto, cosa può dire? Insomma, credo stasera le auguriamo di battere ogni record storico di questa trasmissione e forse anche della televisione. E lo facciamo grazie a una sfida che è una grande festa di democrazia. Il Partito Democratico nasce con le primarie. Chi mi sostiene, chi mi dice che portare 5, 6, io spero 8.000 persone in piazza domenica è peggio che far decidere 20 persone in una segreteria di partito, io credo non abbia capito nulla dello spirito del Partito Democratico. Sì, ma attenzione, può anche essere negativa, cioè può produrre anche degli effetti dopo il voto. Cioè, io questo che cercavo di... perché insomma, avendo vissuto e abbiamo letto anche editoriali in questo senso, cioè dopo è difficile magari riappacificarsi. Quello che è successo a Padova, a Milano, quello che è successo a Venezia, ci sono altre storie, però insomma dopo... Ma guardi, a Milano il Partito Democratico aveva individuato un candidato, ha vinto Pisapia 5 anni fa contro il Partito Democratico. Pisapia è stato non solo eletto, ma è stato uno dei migliori sindaci in assoluto. Le primarie si tengono domenica in tante città italiane, Roma, Napoli e tante altre. Non vedo perché deve essere un dramma Trieste. Sindaco? Ah, le primarie vincerà Giulio Campi. Le primarie ormai ci sono, si fanno. Devono essere comunque un grande momento di democrazia. Anch'io mi auguro
ci siano 7, 8.000, 9.000 persone, quanta più gente ecco, possibile. Questo, obiettivo 9.000? Quanta più gente possibile e il giorno dopo lavoreremo, evidentemente, superando anche le difficoltà che ci sono state, lavoreremo per vincere le elezioni di giugno, che sono le elezioni fondamentali da vincere per quel che dovesse vincere il senatore Russo, si spenderebbe al 100%? Sì. Anche in un ruolo eventuale di amministrazione al suo fianco? No, io credo che avendo fatto il sindaco... C'è un ticket tra voi? Avendo fatto il sindaco non potrei pensare, evidentemente, lo dico con molta serenità, ma credo che sia anche abbastanza ovvio, abbastanza logico, di poter ricominciare una nuova esperienza all'interno dell'amministrazione con un ruolo diverso, il che non toglie che nei prossimi mesi mi spenderei al 100%. Russo? Ma io sono sicuro che... Adesso abbiamo la pausa pubblicitaria, cioè nel senso, se dovesse vincere il sindaco Cosolini domenica, lei si spenderebbe al 100%? L'ho detto dall'inizio, più volte. Credo la mia lealtà sia fuori luogo. Io continuerei a fare il senatore fino a fine mandato, come ho detto, senza nessuna difficoltà. Però ci tengo a dire, so che Roberto crede che debba essere una grande festa della democrazia delle primarie. Stupisce però ecco, che il nostro partito, anche coloro che lo sostengono in maniera più forte, abbiano fatto delle barricate sulle regole, per cui non si è voluto fare un bilancio che eventualmente abbattesse i 2 euro. Poi ci torniamo, aspetti. Abbiamo meno seggi di quelli che si facevano la volta scorsa. Insomma. Slogan e ciacole, fatti molto pochi. Adesso arriviamo anche alle proposte e le differenze di idee. Un'altra cosa però, si candida comunque anche al Consiglio Comunale? Assolutamente, non credo che questo serva, non credo che il mio partito me lo chieda, insomma, io mi candiderò a sindaco. E dovesse domenica vincere Cosolini queste primarie, lei esclude una partecipazione qualsiasi della futura amministrazione, diciamo, o comunque il Consiglio? A quel punto deciderebbe il candidato Cosolini, ma sarà candidato Francesco Russo. Penso che la pensiamo diversamente. Su questo immagino. Su quello che sapremo domenica sera alle 10. Questo è un tema che ci divide, ecco, sicuramente. Sì. Vice sindaco lo vorrebbe Francesco Russo? Ma non credo che sia nelle sue aspirazioni fare il vice sindaco, mi pare lo ha detto chiaramente. Io credo che queste sono domande fondamentalmente che non aiutano a risolvere il problema. La realtà è che noi da lunedì saremo una squadra compatta per vincere le elezioni, indipendentemente dai ruoli. Vi ricordo che lunedì e domenica, domenica, tra l'altro a partire dalle 21 seguiremo in diretta l'esito delle primarie e vi aspettiamo in studio, io ve lo dico, tutti e due. Tutti e due, comunque avremo gli inviati anche in città. Ci fermiamo per un minuto, poi ripartiamo da qui e torneremo anche alla proposta che vedo sta facendo molto discutere via sms, quella della spiaggia Barcola, anche perché non so se hai sentito le parole di Sandra Savino, le ha fatto subito un appunto. Tra poco. Soltanto le elezioni del 5 giugno, indipendentemente da chi fra Roberto Cosolini e Francesco Russo correrà per il centro-sinistra, diranno se ed eventualmente quanto le primarie di domenica 6 marzo avranno danneggiato la coalizione. La sensazione da subito è stata quella di trovarsi di fronte, se non ad un regolamento di conti, quantomeno ad una prova di forza tutta interna al PD, arrivata secondo alcuni fuori tempo massimo. Tanto che le forze di coalizione che già si erano espresse chissà quanto torto collo a favore di Roberto Cosolini non hanno ritenuto di opporre neppure una sorta di candidato di bandiera. C'era la possibilità che queste primarie potessero trasformarsi, se gestite in un certo modo, in una sorta di laboratorio del programma, dove le idee dei due candidati potessero confrontarsi per arrivare magari ad una sintesi. Invece, sotto certi aspetti, il partito è imploso fra scontri sulle regole della consultazione, sondaggi rivelati o tenuti segreti. La maggior parte dei notabili ha appoggiato Cosolini, dipingendo Russo con tutte le caratteristiche del Doroteo, tanto che spesso sui social si è arrivati a ridurre le primarie ad uno scontro fra le due anime del PD, quella democristiana Russo e quella comunista Cosolini. Sul fronte della strategia, inevitabilmente Russo ha dovuto attaccare subito, utilizzando l'idea di città metropolitana come arma e nello stesso tempo come scudo, criticando forse persino troppo quanto realizzato da una giunta comunale sostanzialmente a guida PD. Cosolini, dal canto suo, ha deciso di rispondere indirettamente, magari costretto ad anticipare qualche asso che avrebbe desiderato tenere nella manica per la campagna elettorale vera e propria, scegliendo un profilo se non basso, quantomeno poco aggressivo. Se i due litiganti a giugno godrà un terzo e magari chissà un quarto, è presto per dire. Da qualche parte il terrore, da altre la speranza che ciò si verifichi, già serpeggiano.
Allora, intanto mi hanno scritto in molti durante la pubblicità, siete poco focosi, pensavano, avete abbassato i toni, perché io l'ho chiesto anche ieri sera, questo era il nostro punto di Umberto Bosazzi, dove tra l'altro ci sono un paio di idee tra le altre molto buone, e avete abbassato i toni. Ma non li abbiamo mai alzati. Sì, avete abbassato, nostri... avete ottenuto di poter parlare del Partito Democratico per 3 settimane, basta, no, sui giornali, in televisione, basta, e ora tutti, basta, più perché, calmi. Perché nessuno crede che alla fine il Partito Democratico è un partito di persone serie, è un partito che alla fine sa trovare una quadra. Noi, a differenza degli altri, lo dico all'onorevole Savino e anche al Movimento 5 Stelle, siamo un partito democratico davvero anche al nostro interno. Sappiamo dividerci, confrontarci, sappiamo anche fare il tifo, perché insomma, anche i nostri tifosi si sono fatti sentire, ma alla fine troviamo l'unità. Però facciamo decidere i cittadini, questa è la grande sfida di domenica, facciamo decidere i cittadini cosa preferiscono. Se sono contenti di come la città sta andando, voteranno Roberto Cosolini, se come credo io c'è un ampio margine di scontentezza e si vuole un cambiamento, daranno il voto al sottoscritto. Che dice sindaco? Ma guardi, domenica sera lo sapremo e vale quello che ho detto, prima. Gli elettori di centrosinistra hanno la possibilità di scegliere, di dire, come sostiene Francesco Russo, se sono scontenti di questi 5 anni di governo, oppure se ritengono che in questi 5 anni di governo, nelle condizioni difficili in cui abbiamo lavorato, si è fatto molto e si sono poste soprattutto anche tante premesse per continuare a fare. Ha sentito Matteo Renzi questa settimana? No, assolutamente. No? Hai confermato che verrà in campagna elettorale nei prossimi mesi a questo punto? Ma guardi, quello che vi eravate chi detto. Conosce Matteo Renzi sa che la sua agenda è piuttosto imprevedibile, quanto presenze sul territorio. Io immagino che in una città come Trieste, che è una delle grandi città italiane dove si vota a giugno, il segretario nazionale del nostro partito, quindi Matteo Renzi, sicuramente tra cui le elezioni verrà. Crede che in qualche maniera sia studiata anche a Roma la candidatura di Francesco Russo o no? No, non lo penso. No? Lei lo esclude ancora una volta, gli avevamo già chiesto più volte. Matteo Renzi l'ho avvertito quella notte quando era in Argentina, se non ricordo male, ma non sapeva prima? Non sapeva prima. Assolutamente no, ma non lo sapevo neanch'io qualche ora prima. E devo dire che rispetto al mio partito locale, il Partito Nazionale non si è permesso di mettere in discussione le primarie, ecco, insomma, questo sicuramente, anche perché le primarie, qualcuno lo ha dimenticato in quella nota in direzione in cui è stato votato un documento per provare a dire che non si dovevano fare, ma le primarie anche in caso di sindaco uscente sono previste dallo Statuto del Partito Democratico all'articolo 18,5. Forse, quindi insomma, ecco, da questo forse, punto di vista. Forse bene dire che le primarie si fanno perché io ho accettato di farle. Perché è vero quello che dice lo statuto, è anche vero che c'è un regolamento elettorale che disciplina i casi che riguardano il sindaco uscente, e diciamo che tra i casi che riguardano il sindaco uscente, quello di Trieste aveva mai esaurito tutto il percorso necessario per la ricandidatura. Ma la questione è un'altra, Francesco Russo ha posto un problema politico, cioè ha posto il problema politico dal suo punto di vista di una insufficiente azione di governo del centro-sinistra di questa città in questi anni. A me è sembrato giusto che questo problema politico nel centro-sinistra venisse risolto, e quindi noi siamo alle primarie. Se lei avesse detto di no, non si sarebbero celebrate? Se io avessi detto di no, non si sarebbero celebrate le primarie, ma però ormai questo discorso, siccome noi dobbiamo parlare... Piuttosto che di regole del le gioco... Le verifiche fatte a Roma dicevano cose diverse. Piuttosto, diciamo, esattamente. Infatti le mie verifiche dicono proprio quello che sto sostenendo, ma comunque guardi, questo ai triestini non interessa assolutamente. Sul perché si sono fatte le primarie, se non si dovevano fare, ai telespettatori interessa poco. Questo interessa sicuramente iscritti, militanti, persone più attive nel PD e nei partiti della coalizione, ma noi ci rivolgiamo a Trieste, ai triestini, e quindi parliamo di Trieste e dei triestini, che è meglio. Allora, crede al sondaggio di Russo che ha presentato in quella direzione proprio la sera? Ma guardi, io credo a tutti i sondaggi e non credo a nessun sondaggio, nel senso che i sondaggi sono sempre stati uno strumento di analisi, hanno consentito di cogliere alcune indicazioni, dopodiché le elezioni spesso hanno avuto esiti significativamente diversi dai sondaggi. Ho visto sondaggi nella campagna del 2010, nel 2011, ho visto diversi sondaggi in questi mesi, diversi sondaggi che arrivavano a conclusioni
molto anche diverse, quello del partito regionale? Molto diversi anche da quelli. Io ho visto quelli che evidentemente ho commissionato, come Francesco ha visto quello che ha commissionato lui. Il mio arrivava a conclusioni molto diverse dalle sue. Sì, l'unico sondaggio che conta in realtà è quello che viene fuori dalle urne, certo, del 5 e del 19 giugno. E come si sa, e come dicono gli stessi esperti di sondaggio, per tutta una serie di ragioni, questi sondaggi ormai sono molto poco affidabili quanto a tendenze reali dell'elettorato. Russo? Beh, diciamo, se in tutto il mondo i sondaggi si usano e sono strumenti sempre più affinati e se la gente spende ancora un sacco di soldi per farli, immagino che i sondaggi servano, ma su questo sono d'accordo anch'io. I sondaggi sono semplicemente un termometro per capire cosa pensa l'elettorato e qualche volta non servono. Io ho passato nei mesi scorsi molte giornate ai banchetti, molte giornate parlando con le persone, bastava entrare in un bar per percepire che c'era una difficoltà nei confronti dell'amministrazione uscente, c'era uno scollamento. Era evidente, lo dicevano in molti, che se Di Piazza si fosse candidato e se avesse avuto la destra unita, come poi è successo, che è stato forse uno dei motivi che mi ha fatto scegliere all'ultimo momento, quando ho capito che Di Piazza avrebbe avuto tutto il centrodestra alle sue spalle, beh, insomma, che tra Di Piazza e Cosolini, questa città, per me inspiegabilmente, ma avrebbe scelto Di Piazza, beh, insomma, questo era. Perché era ritiene di essere più forte di Roberto Cosolini nel confronto con Di Piazza? Beh, insomma, i dati che ho visto me lo dicono, ma credo che ci sia una grande domanda in queste elezioni, non soltanto a Trieste, questo viene confermato anche dai miei colleghi che mi raccontano la situazione nelle altre città, una straordinaria domanda di cambiamento. Io credo che a Trieste i cittadini oggi chiedano un cambio di passo, chiedano volti nuovi, programmi nuovi e da questo punto di vista, certo, una differenza generazionale tra me, Roberto Cosolini e Roberto Di Piazza, oltre alle cose che ho fatto, che negli ultimi 3 anni dal Parlamento ho potuto concretamente fare per Trieste, credo mi diano un vantaggio competitivo. Sindaco, faccio replicare subito. Chi finanzia la sua campagna elettorale in queste settimane? La campagna elettorale è una campagna povera perché poi alla fine tutto di tasca sua? Sono 4.000 euro di finanziamento. Io sicuramente finanzierò una parte di tasca mia, ma posso dire fin da subito che ho aperto anche una sottoscrizione online di cittadini normali e sono arrivati finanziamenti da 50-100 euro e poi qualche persona che ha creduto nelle cose che sto facendo, ha creduto nella città metropolitana e ad esempio alcune delle telefonate sono fatte dai miei volontari, altre telefonate sono state fatte perché un imprenditore del settore mi ha detto credo nel tuo progetto. Chi è? Chi è? Insomma, un imprenditore del settore. No? Ma non si dice di solito il finanziatore. Non si dicono. Sindaco, visto che volevo intervenire? Ma certo che volevo intervenire, perché il cambiamento è già iniziato. È iniziato in questi anni, ha tutta una serie di risultati e di punti di forza. Questa città è stata rimessa in movimento, sono ripartiti gli investimenti, stanno crescendo iniziative, ci sono più turisti, c'è la rinascita vera del porto, c'è l'opportunità di Porto Vecchio sulla quale vorrei che qualche volta usassimo francamente il noi, anche perché io credo che tutte le battaglie politiche che vanno a risultato sono il frutto di un noi, non sono mai frutto di un io. Sa che la squadra, il suo capogruppo, che in realtà è vicino a Russo, ha detto ieri sera che Deborah Serracchiani non aveva idea dell'emendamento della sdemanializzazione del Porto Vecchio. Ma di questo lo chiede. Cioè non sapeva che stava arrivando, insomma. Questo lo chiede a Deborah Serracchiani, per quel che mi risulta Deborah Serracchiani era stata interpellata dal ministro in quell'occasione, ma questo non ha molta importanza. Il tema è vero che il cambiamento è in corso e che secondo me il compito del centro-sinistra, anche di fronte agli scontenti che ci possono essere, anche di fronte agli incerti che ci possono essere, era ed è quello di raccontare il cambiamento e di portare avanti il cambiamento. A differenza di Francesco, io credo che un centro-sinistra che smentisce in qualche misura a se stesso, no, e si ripropone semplicemente dicendo abbiamo cambiato il timoniere, difficilmente fa salire gli elettori sulla barca. Senta, sindaco, glielo chiedo e lo chiedo a voi due, perché in realtà è stato tema della telefonata anche di settimana scorsa con Sandra Savino, che era qui poco fa. Lei, diciamo, più volte siete stati presi di mira per le consulenze ai familiari del senatore Russo. L'altra sera la risposta del senatore Russo in diretta Ring è stata: le decisioni le ha prese Cosolini, se me l'avesse chiesto lo avrei sconsigliato. Allora, io sono molto chiaro e netto su questo. La decisione di dare l'incarico all'ingegner Francesco Rosato per la Ferriera di Servola è una decisione mia, e l'ho sempre detto. Per quanto riguarda invece l'incarico di consulenza all'agenzia
di Rosy Russo per un corso di formazione è stata un'iniziativa della vice sindaca. Non ho nessuna difficoltà a dire come stanno Fabiano le cose Martini. Sulla prima e non ho nessuna difficoltà a dire come stanno le cose sulla seconda, tant'è che io l'ho appreso a cose fatte, ma come può essere assolutamente normale che apprenda a cose fatte le iniziative di altri assessori, perché è evidente se c'è una delega e c'è un rapporto di fiducia è chiaro che gli assessori molte cose le possono e le devono fare. Se passasse tutto per il sindaco non ci sarebbe bisogno di avere una giunta. No, confermo che assolutamente non ne sapevo nulla. Se si tratta, ecco, non devo dirlo io, insomma, le ha scelte il sindaco e la sua giunta, comunque di persone, come dire, conclamate nella loro competenza a livello locale e nazionale. E certamente, ecco, diciamo, se avessi potuto scegliere avrei preferito che nessun incarico fosse dato, perché evidentemente poi i retropensieri che partono, insomma, sì. Allora, obiettivo 9.000 Russolini sindaco, la sintesi, bene, quindi obiettivo 9.000, non ho capito, i votanti, no, guardi, sperate, domenica, vabbè, insomma, si fa sempre domenica, purtroppo, gioco. Domenica purtroppo piove, quindi non è ancora chiaro, non noi, noi invitiamo ad avere molta pazienza, ad armarsi di ombrelli, ma anche il giorno delle prime di Padova, 6.800 votanti, insomma, da memoria. Io spero tanta gente perché a questo punto siamo arrivati alle primarie ed è bene che le primarie siano partecipate, quindi io invito tutti ad andare a votare, anche perché penso che in ogni caso a questo punto possiamo dare un bel messaggio. I 5 Stelle hanno scelto il candidato, ecco, volevo arrivare con poche, con poche decine di eletti online sul sito nazionale di Beppe Grillo. Il centrodestra mi pare che è ritornato alle vecchie manfrine per cercare di ricompattarsi, tavoli, tavolini, dove probabilmente si starà già pensando a spartire una torta che per quel che mi riguarda sono destinati a non spartire, no? Almeno da noi, posto che ritengo anche la scelta di forze politiche della coalizione fatta alla luce del sole di riconferma del sindaco uscente era una scelta democratica e trasparente, oggi siamo alle primarie, decidano tante migliaia di cittadini. Tra i due litiganti per fortuna di Piazza Vince, vi scrivono gli sms, i grillini, visto che li ha citati? Beh, i grillini, come l'ho già detto, i grillini hanno deciso in sì, in ok, però vicine. Sono un pensiero? Ma i grillini sono un pensiero, perché sono sicuramente una forza politica che in questo momento riesce a intercettare tra un quinto e un quarto dell'elettorato. Ho detto in tempi non sospetti che qualora il centrodestra non avesse trovato o non trovasse totalmente una sua ricomposizione, no, la prospettiva dei grillini al ballottaggio è una prospettiva molto concreta. Russo, i grillini? I grillini sono pericolosi, nel sondaggio di Nando Pagnoncelli sono il primo partito a Trieste e esprimono quella voglia di cambiamento che io voglio intercettare in città. Perché questo... Cioè lei pensa che in qualche maniera il voto grillino possa sostenerlo o una parte degli elettori dei grillini possano sceglierla? Io credo che se ci sono proposte concrete, se c'è la credibilità di chi non racconta cose strane ma ha dimostrato in questi anni di portare a casa dei risultati per Trieste anche stando in Parlamento, dove onestamente si decidono le grandi leggi, è un po' più complicato. Io credo che questo sia con una squadra rinnovata, con tanti giovani e meno giovani, ma che davvero si stanno impegnando con me in queste settimane, credo sia possibile. Invito anch'io davvero tutti a venire a votare magari di prima mattina. Sì. Perché, ecco, mi dispiace tornare su questo argomento, ma noi abbiamo fatto meno seggi, non abbiamo i gazebo in piazza dove molti cittadini avevano potuto votare soltanto passeggiando in città. E ripeto, qualcuno per svista, qualcuno in buona fede, qualcuno forse per farmi un dispetto ha voluto negare i 2 euro, non ha voluto aumentare i numeri di seggi, però ecco, io sono convinto che parteciperanno in molti e questa sarà, ripeto, una festa della democrazia e credo che questo aiuterà anche il mio risultato. Finiamola con questa storia dei dispetti e delle regole, dai. Non le ho decise io, Roberto, le hanno decise i tuoi supporter, io ero in minoranza, regole, dentro il partito le ha decise le regole, partito, le regole sono quelle normalmente previste, dai. Insomma, a Muggia non c'erano i 2 euro. Le regole sono quelle che sono sempre state utilizzate. Si poteva non far pagare i giovani sono sempre state utilizzate e nelle primarie a Trieste. Si poteva anche non far pagare gli anziani che hanno la pensione minima con certo. questo discorso. Siccome si spenderanno forse 5.000 euro, una scelta, guadagnarne 10-15.000 non serve. Bastava far pagare al
all'ora soltanto un euro. Siamo d'accordo, però forse era il caso di dirlo ai tuoi amici che hanno imposto delle regole sbagliate. Io credo, per cortesia, stiamo parlando delle primarie della coalizione. No? Allora, se uno partecipa alle primarie della coalizione, secondo me riconosce le regole e riconosce anche i soggetti che le promuovono. Quindi per cortesia... Se si decidono insieme, sì. Per cortesia, sono stato avvertito a cose fatte delle regole. Per cortesia, non diciamo cose che non sono vere, perché tutti e due avevamo nel comitato di presidenza, abbiamo nel comitato di presidenza delle primarie un rappresentante ciascuno. Sì. Quindi finiamola di dire. Poi c'è il rappresentante della lista del sindaco Cosolini che vota per te, c'è il rappresentante del Partito Democratico che ha scelto e dichiarato di votare per te. Diciamo che non ero in maggioranza in quel comitato. Poi parliamo d'altro e parliamo di programmi. Le primarie sono state fatte con le regole con cui si sono sempre fatte le primarie a Trieste. Non mi ricorda che in passato, tu che eri comunque un importante esponente del Partito Democratico, avessi chiesto regole diverse. Allora, Ferriera, che cosa è diversa la vostra proposta? Ma la mia è chiara, credo di aver avuto anche modo ieri in un'ora e 45 di discuterla con un centinaio di cittadini. La mia posizione è quella. Lei si esprimerà sull'area caldo da tenere o no aperta entro il voto del 5 giugno. Come ho detto ieri, credo che i tempi necessari per valutare gli interventi realizzati e in corso di realizzazione da Arvedi consentono di esprimersi sull'efficacia di questi interventi in ogni caso prima del voto di giugno. Russo, differenze? Ma guardi, io non prometterò, come è stato fatto da sindaci passati, di chiudere la Ferriera il primo giorno in cui sono eletto e non prenderò impegni a breve, magari in campagna elettorale. Ho detto una cosa diversa al comitato 5 dicembre con cui abbiamo avuto un confronto. E massima trasparenza intanto, massima disponibilità al dialogo, questo forse è mancato, in particolare nei confronti dei cittadini di Servola che si sono sentiti poco ascoltati e poco partecipati dentro le scelte, che sono comunque delle scelte complesse. Ho garantito che favorirò, subito dopo le primarie, non volevo strumentalizzare questo momento, favorirò un incontro con la proprietà, perché è bene che anche le cose importanti che io credo il Cavaliere Arvedi sta provando a fare, o almeno dice che sta provando a fare, è bene che i cittadini possano toccarle con mano e aver modo di verificare. E poi una proposta che vale per quando sarò sindaco. Credo davvero che si debba cambiare stile su questo tema, che i 4.000 che sono scesi in piazza debbano avere una voce, una rappresentanza. Ho proposto loro di scegliere insieme il prossimo assessore all'ambiente, in maniera tale che questo sia una figura di garanzia e che tutto ciò che avviene all'interno dell'amministrazione sia trasparente e che le scelte, anche difficili, magari una chiusura non immediata, perché probabilmente non sarà possibile farlo in maniera immediata, sia comunque condiviso e sia un processo che coinvolga tutti quanti. Allora, io devo replicare su questo punto. Primo, perché forse, non essendosi occupato di Ferriera in questi anni ed essendo stato abbastanza lontano... Li ha ascoltati poco, dice Russo. Ecco, Francesco Russo non sa che abbiamo fatto numerosi incontri, in particolare l'assessore Laureni con i cittadini in settima circoscrizione. Abbiamo avuto numerosi incontri insieme con l'assessore Laureni, con l'associazione No Smog. Questo ce lo riconoscono anche le associazioni ambientaliste. Poi dicono: avete comunque deciso diversamente da quello che noi chiedevamo, nel senso che alcuni, come noto, chiedono la chiusura della Ferriera tout court, no? Ecco, senza nessuna alternativa. Quindi non si può dire che è mancata informazione, non si può dire che è mancato dialogo, non si può dire che è mancata trasparenza. Ritengo, tra le altre cose, dire che è mancata trasparenza, no, al di là della mia persona, ma nei confronti di una persona come l'assessore Umberto Laureni, che non si è mai sottratto alle prove e alle sfide più difficili anche in termini di confronto, sia francamente ingeneroso. Sindaco, quindi lei confermerebbe Laureni in quel ruolo, casomai, per una nuova amministrazione? Ma tanto bisogna vedere se Laureni, che ha fatto cinque anni evidentemente faticosi e molto impegnativi, su un versante difficile, facendo cose molto importanti. Io voglio ricordare il piano per l'ambiente e l'energia sostenibile, la rimozione concreta delle antenne da Conconello, che ormai sta diventando realtà, le casette dell'acqua. Però lei vorrebbe, La prima conferenza sulla salute della città, è stato un eccellente assessore. Lei lo confermerebbe? È un eccellente assessore. Al di là della sua disponibilità, certo, lei lo vorrebbe. Di giunta si parlerà a suo tempo, certo, ma sicuramente io do un giudizio molto positivo. Sentite, rigassificatore, siete tutti e due assolutamente contrari, perché vedo che è arrivato anche via SMS come domanda. Senatore, cominciamo da lei. Mi pare un argomento chiuso.
chiuso, cioè le dice che questa cosa non c'è più, questo spettro. Pare che tutti, perché si è proprio chiusa la tutte le amministrazioni romana, si sono pronunciate. Sindaco? Per quel che mi riguarda, assolutamente contrario alle posizioni che ha espresso il Comune, sia approvando il piano regolatore del porto, sia approvando il proprio piano regolatore. Da questo punto di vista sono inequivocabili. Tra l'altro lo sviluppo del porto, di un porto che ha, diciamo così, galleggiato nel declino per troppo tempo, per troppi anni, e che adesso con la coppia Zeno D'Agostino, Mario Sommariva, prima Francesco ricordava, definiti la Ferrari della portualità italiana, e di questo sono particolarmente orgoglioso, perché noto che Zeno D'Agostino sono andato a trovarlo io, a cercarlo io, le prospettive di sviluppo del porto rendono ancora più incompatibile la movimentazione delle navi con le gare. Allora, proprio di Porto Vecchio, dati del turismo, i quartieri, diciamo, le vostre idee per la città, parleremo tra poco, nell'ultima mezz'ora, e chissà, secondo me sforiamo questa sera, però adesso vediamo, tanto non abbiamo problemi di palinsesto, arriva di tutto. No, questo non l'ho neanche visto, cos'è il TLT, domanda sul TLT, sono amici proprio, no? Amici del senatore Russo in particolar modo. Se chiude la ferrovia, 600 lavoratori a casa, il sito inquinato per decenni, questo è poco ma sicuro. Allora, rivediamo queste tre settimane circa di campagna elettorale nel un altro servizio, che è quello di Marco Stabile, e seguiamo uno dei due, che è il sindaco Roberto Cosolini, poi vedremo anche quei 15 giorni del senatore Russo. Intanto cominciamo da Marco Stabile. Guarda, io non mi sento assolutamente messo in mezzo, nella misura in cui l'ho detto prima, che il tema metropolitano sarà nel programma che insieme alla coalizione costruirò. 5 febbraio, Tele4, il sindaco Cosolini, in rampa di lancio per la campagna di riconferma, sostiene il progetto mantra dell'alleato senatore, che 7 giorni dopo diventa avversario. Tempi supplementari in formato primaria. Il Robi incassa la tripla fil di sirena, la più inaspettata, accetta la sfida e da buon pivot attende l'avversario in area per la stoppata. Ma guardi, io aspetto che adesso Russo citi l'opinione di Obama sulle primarie di Trieste, visto che Obama notoriamente ha tempo di occuparsene. Niente telemarketing né tour in pullman, primarie all'insegna della sobrietà, quasi a costo zero, eccezione fatta per un solo consulente di comunicazione. Cosolini punta sul lavoro svolto in questi 5 anni e sul sostegno della squadra del PD. Chi ama Trieste sta con Roberto Cosolini. Chiaro e semplice come un tweet, quello di Deborah Serracchiani, presidente della regione e vice segretario nazionale del PD. Dopo Deborah, ruota tra gli altri, seguono il sostegno del capogruppo alla Camera Rosato, ma anche dell'Iliana Bassaporopat. La principale accusa del suo competitor è l'incapacità di parlare alla gente, quel contatto umano da sindaco del popolo. Lui replica così. E ho un contatto quotidiano con le persone a cui racconto le difficoltà, mi dicono i loro problemi, cerchiamo di risolverli. La frittata poi è lui a ribaltarla addosso al senatore, commentando quei fantomatici sondaggi che lo vedrebbero perdente in un ipotetico ballottaggio con il predecessore di piazza. Enfatizzare in senso positivo o in senso negativo i dati spesso contraddittori e spesso da leggere attentamente dei sondaggi è un esercizio dal quale bisognerebbe stare in guardia. Avanti poi di contenuti, in primis il porto, quello rilanciato dal suo nominato D'Agostino, e quello vecchio come opportunità per la nuova Trieste. Trieste riparte dal mare, questo è evidente, questo è un filo che unisce portualità, Porto Vecchio, industria, cantieristica, nautica, turismo. Poi la raffica di missioni compiute, nella shortlist c'è il salvataggio del Verdi, opere pubbliche come il Ponte Curto e la riqualificazione di Largo Panfili, ma anche il forte impegno per il sociale del comune, primo in Italia per spesa pro capite su questo fronte. Il nervo scoperto rimane però ancora la ferriera, dalle incontestabili manifestazioni di piazza agli attacchi più teatrali che giornalistici delle Iene. Il primo cittadino rivendica la nuova strada tracciata con Arvedi, gli impegni ambientali e i posti di lavoro salvati. Ci impegniamo anche ad un confronto mensile per il tempo necessario ad avere... C'è bisogno di tempi di chiusura della storia. La storia finisce a giugno. Per quel che riguarda il mio pronunciamento definitivo sul tema, avviene sicuramente prima delle elezioni.
La musica di Springsteen, i cieli del Messico, il profumo del goulash e i Los Angeles Lakers sono le sue passioni. Il patto di stabilità, le crisi occupazionali, l'allarme immigrazione, i marciapiedi a Groviera, le spine nel fianco dei suoi 5 anni da sindaco. Si poteva fare di più o si è fatto abbastanza? Questo lo decideranno i cittadini che riempiranno le urne delle primarie. Allora, torniamo in diretta. Avete visto in queste 3 settimane del sindaco Cosolini, che tra l'altro abbiamo fatto arrabbiare perché non tifa per i Lakers, giusto sindaco? Abbiamo sbagliato. Avete sbagliato, tifo per San Antonio. San Antonio, allora, domani lo diremo anche a Marco Stabia, altro cestista, quindi San Antonio Marco. Allora, oggi c'è stata la proposta di questa spiaggia a Barcola, discutibile, discussa tantissimo anche sul web. Ha visto, ha sentito Sandra Savino, come fa? Incolla la spiaggia, la sabbia, perché quando c'è la bora vola tutta? O... No, è discussa, ma evidentemente volevamo anche che fosse discussa, perché, guardi, e lo dico ai triestini, è la differenza tra chi quando vede un'opportunità non si nasconde dietro il nosepolo ai problemi tecnici che possono esserci, ma prova a lanciare una sfida più grande. E Porto Vecchio è un'opportunità straordinaria. Si parla di 5 miliardi di investimenti su, prevalentemente per delle trasformazioni che potrebbero portare molto turismo. Bene, c'è un progetto, c'è un sogno che i triestini hanno da sempre, non se lo inventa il senatore Russo, quello di dare finalmente una spiaggia a Trieste, di portare Barcola di 100 metri più avanti e di farne una spiaggia davvero competitiva, bella, con tanti parcheggi, con ristoranti. Guardi, e la pista del sci è concorrente, la fanno, no, ma adesso, lo so che... al posto della ferriera. L'ironia si spreca e va bene così. E a me l'idea è venuta vedendo cosa hanno fatto a Copenaghen. Guardi, Copenaghen è una città un po' più fredda di noi, non è Miami. E a Copenaghen hanno fatto una spiaggia simile a quella che vorremmo realizzare a Trieste, di 4 km, spiaggia artificiale. Copenaghen, che non è Miami, fa 40.000 visitatori al giorno. Questo renderebbe competitiva Trieste con luoghi di villeggiatura in cui le persone si fermano per una settimana, famiglie con bambini, che potrebbero venire qui invece di andare a Bibione, a Carlo e a Lignano, e avrebbero il vantaggio di avere una città culturale con ristoranti, teatri, cinema vicino, e magari la serata prendere la famosa teleferica che unisce Barcola fino al Carso per un giro in bici o una serata in Osmizza. Il senatore Russo se la sogna, ci sono problemi tecnici insormontabili, ma guardi, le ho portato un progetto firmato da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine dell'Università del Sud di Trieste. È un progetto del 2000, 15 anni fa. È un progetto che ovviamente tiene conto di tutti i dati tecnici, anche quelli che ricordava l'onorevole, ma certamente insomma, no? Anche l'onorevole, la sabbia, anche l'onorevole Savino. Ma questo per dire che a Trieste si possono fare cose, bisogna ripensare in grande. E quello che dicevo, abbiamo camminato negli ultimi anni, sicuramente Roberto Cosolini ha avuto un passo più spedito di quello di Roberto Di Piazza, ma adesso abbiamo bisogno di ritornare a correre. Sindaco? Guardi, questa della spiaggia onestamente a me sembra una boiata pazzesca. Dillo al professor Brambati. Ma lo posso dire, l'hanno fatto a Barcellona, l'hanno fatto in tante città, prima di dire che è una sciocchezza, se lasci parlare, ecco, perché queste cose prima di proporle, no, ecco, bisogna affrontarle seriamente da molti punti di vista. Siamo in presenza di una riserva marina, siamo in presenza di vincoli ambientali, siamo in presenza di vincoli di tutela degli stabilimenti balneari, quindi di Nosepoli, siamo in presenza evidentemente di situazioni Bora, Libeccio e così via dicendo. No, allora, ci sono per tutte dire, qui dentro. Allora, per dire, sì, in quelle 2 pagine ci sono tutte, sicuramente. Guarda, il progetto è così corposo. Allora, prima di pensare... Ben più di 2 pagine. Prima di pensare a fare di Barcola a Caorle, si possono fare cose più concrete, per esempio, realizzabili, guarda caso nel nostro piano regolatore sono previste, ovvero sei moli che vanno ad allungare lungo tutta la riviera di Barcola, uno ogni 500 metri, di fatto le possibilità di balneazione. Sono soluzioni realizzabili, sono soluzioni compatibili, sono soluzioni seriamente studiate. Altrimenti noi rischiamo veramente di far diventare questa discussione tra città metropolitana che risolve tutti i problemi, spiagge di Copacabana,
Toscana, Caipirini al posto dello spritz e così via dicendo, stiamo rischiamo di far diventare tutto quanto un Luna Park. Cerchiamo per cortesia di parlare di cose serie, è giusto far sognare, ma si devono proporre i sogni che poi si possono realizzare. Quando ci si sveglia il sogno deve essere realizzato, altrimenti il sogno diventa una pesante delusione. E qui di sogni secondo me non realizzabili si rischia di metterne sul tavolo troppi. Così sta facendo Russo, dice? Se avessi, troppi sogni non realizzabili. Se avessi ascoltato i consigli di molti, compreso questo che mi sta dicendo Roberto Cosolini, Porto Vecchio sarebbe ancora bloccato perché c'è una libreria intera che spiega come sdemanializzare e spostare i punti franchi. Porto Vecchio era impossibile. Ma Porto Vecchio ha risultato. Ci hanno provato tutti e nessuno l'ha fatto. Ma tu sai benissimo perché dobbiamo dirci benissimo. Le cose come decideranno stanno. Decideranno i triestini se tu vogliono un sindaco che ci prova davvero a cambiare questa città. Oppure decide non di fermarsi davanti al No Sepol, magari perché qualcuno dalla regione ha detto che queste cose non si possono fare. Ma tu non puoi dire il No Sepol. Lo stai dicendo tu. Tu non puoi dire il No Sepol. Perché noi abbiamo fatto dopo 18 anni un piano regolatore, non puoi dire il No Sepol perché abbiamo fatto il piano del commercio, il piano dell'ambiente e dell'energia sostenibile, non puoi dire il No Sepol perché abbiamo aumentato l'investimento nel sociale da 50 a 57 milioni di euro, non puoi dire il No Sepol perché abbiamo tessuto rapporti con Vienna, con Lubiana, con Zagabria, con Sarajevo, rimettendo Trieste in un circuito europeo, non puoi dire ho sdemanializzato il Porto Vecchio perché sai benissimo che un emendamento analogo lo hanno fatto Russo, Meni, Antonione 2 anni prima. L'unica differenza no è che il governo stava cadendo e lo sai benissimo, non c'erano le condizioni perché passasse. L'emendamento l'hai portato tu, è entrato nell'emendamento del governo, è stato un ottimo risultato, tutti te ne hanno dato atto, io compreso, ma è il risultato di un lavoro di squadra. Quindi non puoi dire No Sepol, non puoi dire No Sepol per la svolta del porto. La svolta del porto che io ho voluto andando a cercare Zeno D'Agostino e non ho avuto bisogno dei cacciatori di teste che venivano proposti all'epoca e che sarebbero costati 50.000 euro di denaro pubblico per trovare il presidente giusto per il porto di Trieste. Quindi non puoi dire No Sepol, puoi dire che pensi di poter fare meglio e più di me, sei libero di pensarlo e di proporre agli elettori, ma dire che in questi 5 anni è passato il No Sepol è una cosa che non ti puoi permettere di dire. Senatore? Io non lo penso io, il tema è che quando ho deciso di candidarmi l'ho fatto perché era evidente, e lo dicono anche, lo hanno detto in trasmissione Paolo Menis e anche Roberto Di Piazza, era evidente che il centrosinistra con questa amministrazione avrebbe perso le elezioni, perché il giudizio negativo su questa giunta non è del senatore Francesco Russo, che riconosce sicuramente a Roberto Cosolini di aver fatto meglio di Roberto Di Piazza. Il problema è che gli elettori di Trieste oggi chiedono qualcosa di diverso e di più. Questo è quello che io credo ci diranno domenica, è quello che abbiamo ascoltato nelle ultime settimane, è quello che ci dicevano i sondaggi, anche quelli che il mio partito ha voluto nascondere, davanti a dei progetti fondati, perché insomma si può prendere in giro la cartolina del senatore Russo, ma un progetto firmato dai migliori docenti dell'Università di Trieste e validato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di cui Roberto Cosolini sarebbe diventato assessore qualche tempo dopo, mi pare è mettere la testa sotto la sabbia e dire No Sepol. La sabbia non c'è. Non si può mettere nemmeno la testa sotto. È la ghiaietta allora. Ottima idea, la spiaggia Barcola, scrivono. Allora, sanità, domandano sanità, ho visto molto anche via sms. Cosa può fare un sindaco o cosa eventualmente non ha fatto Roberto Cosolini per difendere quella di Trieste? Guardi, che questo... a parole, tra l'altro il centrodestra, insomma di molti che sentiamo anche noi, viene saccheggiata, diciamo. Guardi, questo è un altro, questo ve lo chiedo nella, è un altro tema importante, una domanda dell'opposizione. E credo su questo sia chiaro anche l'impostazione diversa tra me e Roberto Cosolini. Io insegno all'Università di Udine, lungi da me avere atteggiamenti campanilistici. Quello che fa bene a Trieste fa bene al Friuli e viceversa. Però negli ultimi anni noi abbiamo rinunciato, la politica triestina ha rinunciato troppe volte a difendere le buone ragioni di Trieste. La sanità è uno di questi argomenti, in particolare gli ospedali triestini, il burlo che non viene difeso nella sua specificità di essere ente di ricerca nazionale. Si fanno troppi doppioni in regione e si perdono risorse per il burlo. L'ospedale maggiore che non è completato, Catinara, a cui è stato tolto
e un ragionamento sull'area vasta. Catinaro doveva essere l'ospedale, guarda caso, dell'area vasta che coincide con la città metropolitana. Sbagliata la riforma tedesca, Serracchiani? Assolutamente sì, da questo punto di vista un grande errore, perché toglie a Catinaro questo spazio. E i temi sono molti. Noi siamo stati timidi sull'ATER. Abbiamo la maggior parte dell'edilizia residenziale, dell'edilizia popolare su questo territorio. Mi faccia dire una cosa importante. Guardi, avete mandato in onda anche questa mattina un attacco personale, e me ne dispiace, dell'assessore Treu nei miei confronti. Soltanto perché io l'assessore Treu ho ricordato che ci sono state delle gravi mancanze. Sì, ha detto che lei dice le balle, però ne abbiamo già parlato anche ieri sera. Io aggiungo un altro tema su cui siamo stati molto deboli. Guarda, le generali sono un grande patrimonio di questa città. E restano qui. E noi sappiamo purtroppo che in questo momento è in atto un trasferimento di un pezzo pregiato di generali. A me risulta che i sindacati più volte negli ultimi mesi siano stati dall'assessore Treu a chiedere un intervento. Il comune è stato silenzioso a un patrimonio. Non c'è una riga sui giornali nel che silenzio le generali se ne vanno. E che non sia stato detto. Ma tu parli solo via. Di righe sui giornali, Francesco. Allora, ebbene, questo è importante. Io so che un importante amministratore di generali è venuto 2 anni fa a chiederti di intervenire pubblicamente e di difendere, perché si sapeva che i generali stavano andando via. E nulla è stato fatto da 2 anni. Stai dicendo delle cose che non esistono. Lo sanno i dipendenti di generali. Io ho incontrato i rappresentanti dei lavoratori di generali proprio in relazione al trasferimento dell'ufficio comunicazione e marketing. No? Sono intervenuto nei confronti di generali, ho ottenuto garanzie che non ci siano altri trasferimenti. Dopodiché la realtà è che stiamo citando una serie di questioni, una serie di temi su cui fino a un mese fa, fino all'inizio di questa vicenda delle primarie, sul burlo, sulla sanità, su Catinaro, sulle generali, la posizione di un autorevole esponente del mio partito, che è senatore della Repubblica, non abbiamo mai avuto il piacere di sentirla. Allora, queste cose andavano affrontate insieme, se c'era qualcosa da dire prima. Sul burlo, quando si è tu trattato... Tu sai che io l'ho fatto dentro le sedie del mio partito, Roberto. Quando si è trattato, oggi lo facciamo apertamente quando perché si sono è trattato di andare, l'ho detto nelle direzioni quando, e nelle assemblee del mio partito. Quando si è trattato ci sono molti testimoni. Quando si è trattato di andare al burlo ad affrontare il problema del bullo che in quel momento stava esplodendo per vicende, io ci sono andato. Quando si è trattato di trovare il manager adatto per il bullo, evidentemente ho lavorato insieme con l'assessore Telesca e credo che la soluzione che è arrivata a Trieste, quella del dottor Scannapieco, sia riconosciuta all'interno del bullo come una soluzione di profilo. Due mesi fa abbiamo chiamato gli operatori della sanità ad un confronto nella sala del Consiglio Comunale per fare il punto sulla riforma. Le questioni della sanità, francamente, nell'amministrazione personale comunale, nel sindaco Cosolini, non le scoprono oggi, le stanno affrontando. Poi evidentemente non hanno difeso Trieste, però questa è demagogia pura. Non è demagogia. Questa è demagogia pura. Allora, cioè, la difesa le scopre oggi. Il senatore Russo ne ha parlato nelle sedi di partito, ne parla oggi pubblicamente perché sono le primarie. Se qualcuno l'avesse fatto prima, il senatore Russo non avrebbe avuto bisogno di candidarsi. La difesa di Trieste è iniziata da un mese con i giri in pullman e con il telemarketing. Allora, allora Porto Vecchio invece, altre cose, perché io so che forse lei lo lancerà domani come ultimo punto, può essere di campagna elettorale qualcosa. Ne abbiamo parlato oggi, insomma, ne abbiamo parlato con questa provocazione positiva ma realizzabile. Io, come cerco di rimanere una persona seria, di mestiere faccio il professore universitario, insomma, sono abituato a fondare le cose che dico su elementi certi e non vendo per una campagna elettorale la mia credibilità. Porto Vecchio è un'opportunità straordinaria, insomma, sono passati, ahimè, ormai già 15 mesi dal mio emendamento, forse anche qui qualcosina si poteva fare prima, però... Chi? Cioè lei ha fatto fino a un certo punto, qualcun altro doveva fare qualcosa che non è stato fatto? Beh, insomma, diciamo, forse anche la scelta dell'advisor che è un momento importante, la definizione, ma ad esempio, va bene l'advisor? Va bene, forse si poteva fare un po' prima, la definizione di una società pubblica. Basta conoscere le modalità di gara delle pubbliche amministrazioni. Forse bastava partire prima con i bandi di gara. E Raffaele Cantone, con cui abbiamo parlato anche quando è venuto a Trieste, ha suggerito di fare da subito una società mista pubblica per gestire quell'area anche in prospettiva. Non ne abbiamo fatto ancora nessuno.
nessun passo avanti da questo punto di vista. Cioè, però su questo ha rallentato, lei dice, rimane, sindaco? Beh, diciamo, a me piace correre, a me piace fare le cose velocemente, a mettere tutte le energie positive che si possono in campo. Dopodiché Portovecchio rimane un'opportunità straordinaria, ne abbiamo parlato anche stasera. Si possono fare buona economia del mare, si può fare cultura, si può fare commercio, si possono impiantare delle imprese che oggi sono andate via. Amazon, se qualcuno avesse spiegato loro qualche anno fa delle opportunità che ci sono a Trieste, invece di essere oggi a Modena, avrebbero sfruttato i punti franchi di Trieste. Tutto fermo dopo la sdemonizzazione? Ma assolutamente no. Si è fatto per i tempi della pubblica amministrazione italiana che vanno conosciuti, si è fatto tutto rapidissimamente, si è fatto rapidamente in pochi mesi l'accordo formalizzato sulla dividenda demaniale, si è fatto il trasferimento del regime di punto franco, si è perfezionato l'atto per la sdemanializzazione, adesso è in corso la procedura di intavolazione, quindi non possiamo dire cose di questo tipo. In realtà le cose si sono fatte con la massima rapidità e con la massima collaborazione tra comune e autorità. Chi viene a investire in Portovecchio? E autorità portuale. Ma investire in Portovecchio, secondo me, verranno diversi soggetti. Il lavoro che sta iniziando a predisporre l'advisor, ovvero quello del piano strategico, serve proprio a meglio definire quelli che sono i filoni di maggior interesse. Guardi, per Portovecchio io vedo un mix di investimento privato e di valorizzazione degli spazi pubblici, perché i cittadini sentono Portovecchio come una cosa propria e Portovecchio deve rimanere una cosa della città. Quindi ci dovrà essere sicuramente spazio per queste cose, un grande parco pubblico sul mare, questo sì è un progetto realizzabile, un luogo in questa città dove si possa andare, a studiare, dove si possa andare a giocare, dove si possa andare a pranzo, dove si possa parco pubblico, un grande parco pubblico sul mare, un grande museo del mare, una stazione marittima passeggeri anche per flotte più leggere rispetto alle grandi navi da crociera che peraltro potrebbero attraccare anche in Portovecchio. E poi investimenti sulla conoscenza, centro di ricerca e imprese. Non è un caso che dopo un lungo lavoro di preparazione abbiamo fatto partire un progetto di imprese digitali. Oggi come oggi ne partono alcune. Il fenomeno è destinato sicuramente a incrementarsi nel tempo. Ecco, è quel tipo di imprese tutti e due che vogliamo a Trieste. Avete detto una porzione comunque di abitazioni anche, no? In Portovecchio, se non ricordo male. Lei, senatore, cosa vede? Poi vediamo i 15 giorni del senatore Russo. Abbiamo tema accoglienza, imprese, commercio, insomma tante altre cose di cui parlare. Sforiamo. I temi ne abbiamo parlato molte volte, quindi si assomigliano, ma perché quelle sono le utilizzazioni che si fanno. Idea simile per Portovecchio. Nelle grandi aree urbane. Ci saranno anche delle abitazioni, senza che ci sia nessun dubbio su speculazione. Il tram deve arrivare sino a Portovecchio? Perché deve essere... studieremo anche delle forme moderne e sostenibili di trasporto. Il tram intanto arriverà fin sulle rive. Il tram di Opicina arriverà fin sulle rive, si sta lavorando un progetto per allungarlo e conseguentemente arriverà fin sulle rive. Quando? E dal Molo Quarto? Il progetto lo presenteremo credo da qui a qualche mese ed è un'opera che sicuramente può iniziare nel 2017. Questa è una notizia. Per quanto riguarda il Portovecchio, già tra qualche settimana verrà riattivato, intanto per il fine settimana, il treno già visto all'opera con la Barcolana, durante la Barcolana, e credo che già quello sarà un primo segno di una mobilità diversa, perché Portovecchio sarà anche il luogo della nuova mobilità della città. Allora, i 15 giorni, tre settimane di campagna elettorale di Francesco Russo, vediamo nel servizio di Bernardo Gulotta. Da un capolinea all'altro per poi riprendere la corsa. Il percorso metropolitano del senatore Francesco Russo passa attraverso numerose fermate. Un viaggio lineare cui prima corsa ha già un suo punto d'arrivo ben definito, Palazzo Sipario. Il viaggio però incontra delle tappe chiave, una di queste la più vincolante, quella delle primarie di domenica 6 marzo, dove la metro di Russo dovrà fare a gara con la linea di Cosolini. Una sfida interna al Partito Democratico fatta di tour, progetti ed ascolto dei cittadini. Ed è stato proprio quest'ultimo
uno degli stimoli che lo ha fatto uscire allo scoperto avanzando la sua candidatura. Le primarie non le chiede Francesco Russo, le chiede il popolo del centrosinistra, le chiedono i cittadini, questo prevede lo statuto, non è qualcosa che ho chiesto io, è soltanto il modo più giusto per far rilanciare il centrosinistra. Chiedere ai cittadini cosa ne pensano, scegliere tra due visioni del Partito Democratico che in questo momento sembrano molto lontane. Una campagna concentrata su ascolto e su proposte, una delle quali quella di Trieste, città metropolitana, che porterebbe grandi benefici in termini economici al capoluogo giuliano. Fondi europei, fondi europei, fondi europei. L'Europa ha tantissimi programmi, tantissimi progetti sulla cultura, sui giovani, sulle infrastrutture e che sono pronti a essere e che l'Europa destina principalmente alle aree metropolitane. Come detto, un percorso impervio, spesso ostacolato dai propri colleghi di partito, i quali sono schierati dalla parte del sindaco, andando dunque a bruciare la terra attorno ai progetti di Russo e la sua candidatura. Più continuano a dire che non vogliono una città metropolitana, più semplice sarà spiegare perché con Francesco Russo si può cambiare le prossime amministrative. Allora ecco, non si può imbrogliare le persone. Io questo metodo di raccontare balle, io questo non lo sopporto, tutto più da un esponente del mio partito. A chi mi ha chiesto cos'è che mi è dispiaciuto di più di questa campagna elettorale, dico gli attacchi personali spesso venuti proprio dal mio partito. Fra le polemiche insorte, per citarne una, quella della partecipazione alle primarie. Poi lo stesso senatore ha avanzato una proposta che è suonato come roboante all'interno del Partito Democratico, ovvero quella di non far pagare i 2 euro ai ragazzi sotto i 25 anni. Ma soprattutto Portovecchio... Significa sognare di portare qui le grandi navi bianche che Venezia non può più ospitare. Fondi europei, i giovani, lavori pubblici. I soldi che dall'Europa vengono direttamente dalla città metropolitana serviranno anche a questo, serviranno a riempire le buche, a rendere i marciapiedi a misura di disabile. Il turismo, il lavoro, il mercato coperto. Siamo venuti anche nelle settimane scorse a vedere il mercato coperto come una delle cose che potremmo davvero cambiare con le risorse europee che ci verranno da essere città metropolitana. L'Exit. Nei giorni scorsi sono arrivati da Roma 20 milioni di euro attraverso un accordo con Invitalia che serviranno a rivitalizzare l'Exit. Con queste risorse possiamo davvero dare nuovo fiato e respiro all'economia della città. Si può chiamare sogno, lui lo chiama percorso, quello che magari un domani farà tappa anche alla spiaggia di Barcola. E queste cartoline dicono un altro sogno realizzabile per Trieste, trovare le risorse per la spiaggia dei triestini, la spiaggia che i triestini non hanno mai avuto. Allora, così, non abbiamo parlato di sicurezza, molti ce l'hanno fatto notare e ci hanno scritto anche del tema dell'accoglienza. Lei non ne ha parlato molto in questi giorni. Che proposta ha? Abbiamo parlato di mille altre cose. Però su questo fronte? Io ho spesso ribadito che sono orgoglioso della mia città, dei miei concittadini, perché davvero il modello di accoglienza diffuso che è stato applicato è... si è dimostrato un modello unico a livello nazionale e ha permesso a tutti quanti di ospitare anche un gran numero di persone bisognose senza che questo cambiasse troppo le nostre abitudini e creasse dei disagi eccessivi. Però ecco, bisogna essere molto chiari su questo tema per non lasciare dubbi nei cittadini. Grande e massima accoglienza con chi ne ha davvero bisogno. Sono persone disperate che arrivano spesso nelle nostre città e l'umanità che caratterizza tutta la nostra città non niente può che farci accogliere. Da imputare, però, gestito bene, però, giusto l'accoglienza diffusa. Però ecco, molto duri con chi delinque e con chi sbaglia. Su questo forse qualche volta non siamo stati bravi a trasmettere questo messaggio a chi viene e anche alla giusta sicurezza dei nostri cittadini. Giusto, quindi accoglienza diffusa, gestita bene, con metodi corretti. Io credo che le cose finora sono state fatte prevalentemente molto bene, ripeto, si può sempre fare meglio. Sindaco? Certo, si può sempre fare meglio. Io credo che le abbiamo fatte bene, considerato anche lo sforzo importante cui siamo tenuti dal fatto di essere una città impegnata come Gorizia e come Udine
sulla cosiddetta rotta balcanica, che è sede di questura e quindi dove le persone arrivano, e in certe giornate ne arrivavano 30-40 al giorno. Alla fine ne abbiamo, come noto, collocati più di 800 con un sistema di accoglienza diffusa, quindi con un impatto sostenibile anche sulla popolazione, dignità per le persone e direi con fenomeni di preoccupazione per la sicurezza che provenissero dai profughi richiedenti asilo assolutamente molto 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 modesti. Via Mazzini lei la tiene pedonale? Non so, ecco, sicuramente è stato fatto un errore in un tira e molla che ha indispettito gli favorevoli e i contrari. E anche lì è stato un problema di ascolto e di definizione di una strategia complessiva. Ne riparleremo, chiaro, via Mazzini così, senza cambiare tutto il resto, senza far essere esecutivo tutto il piano il ring, traffico, come era, si dice, era sbagliato. Tra l'altro, sindaco? Ma via Mazzini è stata fatta una sperimentazione, la sperimentazione ha dato delle indicazioni positive, ma ha evidenziato una criticità, ovvero che le alternative per quel che riguarda il trasporto pubblico erano molto faticose da sostenere per gli utenti del trasporto pubblico e quindi si è ritenuto che dopo la sperimentazione si dovesse ritornare in attesa di creare tutte le condizioni, ripeto, per l'attuazione del piano del traffico e quindi per poter estendere le pedonalizzazioni in una città in cui noi abbiamo comunque esteso le pedonalizzazioni, abbiamo comunque esteso la ciclabilità. Abbiamo adesso in partenza i lavori per una nuova pista, per una nuova pista ciclabile, quindi una città in cui la progressiva introduzione di diverse forme e modalità di mobilità, un po' come avviene in Europa, sindaco, è già una realtà. Allora, dopo torno alla questione dei migranti perché ho dimenticato un altro tema. E Piazza Ponte Rosso, molti le imputano in ritardo sui lavori, invece aveva detto che avrebbero concluso in anticipo, invece sono ancora lì a lavorare. E si dice per lo shopping pasquale, come siamo messi? Beh, siamo messi che come i cittadini oggettivamente in larga misura non sono tenuti a sapere, ma sa chi si occupa di pubblica amministrazione, quando un'azienda vince una gara d'appalto fatta secondo i crismi delle gare d'appalto, evidentemente si vede assegnare un lavoro. Ci sono quelli che lo finiscono addirittura in anticipo, mi riferisco a quella che ha lavorato sull'asse via Trento Largo Panfili, che ha addirittura bruciato i tempi rispetto alle scadenze contrattuali, e ci sono quelle evidentemente che vanno più a rilento, questo è il caso di Piazza Ponte Rosso, l'azienda è stata richiamata e pagherà le penali se evidentemente ci saranno dei ritardi nella consegna dei lavori, ma è chiaro che quando l'appalto è stato affidato non ci sono poi molte cose da fare, qualcuno, ripeto, finisce addirittura in anticipo, qualcuno finisce più tardi. Alla fine però avremo, dopo aver avuto Largo Panfili, avremo una Piazza Ponte Rosso che sarà un nuovo gioiello del centro storico di Trieste. Senta, senatore, lei porrebbe un limite in numero assoluto, quindi non in percentuale, agli arrivi a Trieste? Rifiutando una quota, diciamo, ora quanti sono, sindaco, i migranti? In questo momento circa 800. 800. Lei? Io credo che, mi pare di averlo sentito anche da Roberto Cosolini, insomma, Trieste sta facendo decisamente la sua parte e anche qualcosa in più. Credo che la soglia delle 1000 persone sia una soglia che diventerebbe eccessivo superare, insomma. Cioè 800 va bene? Mi piacerebbe che anche altri facessero la loro parte, in maniera tale che Trieste potesse in qualche maniera. Questo lo dicono tutti, però gli altri la parte non la fanno. Quindi... se siamo arrivati a 800, credo sia difficile dire che ne faremo di meno, perché hanno visto che 800 siamo in grado di... Lei ha incontrato le donne in queste settimane, cosa le dicono le donne di Trieste, cioè, insomma... donne e uomini, dipende tantissimo. Guardi, sai che molto, prevalentemente hanno un po' di paura a girare. Devo dire, nessuna delle persone, quasi nessuna delle persone che incontro mi ha posto in particolare il tema della sicurezza. Molte persone anziane, molte donne anziane mi hanno posto il problema dei giovani. I giovani e il lavoro sono il vero tema, non è una competenza del sindaco, ma è, ecco, se devo dire, ciò che oggi chiedono in prevalenza i cittadini e offrire una prospettiva di futuro. In questo so che fa sorridere, ma sognare in grande la ripartenza di Porto Vecchio, la città metropolitana, perfino la spiaggia e l'opportunità di dare più lavoro e creare opportunità diverse per i quartieri. Giovani.
molti, io le faccio l'esempio, per esempio ieri con un amico in zona Fiera mi ha sottolineato l'idea, l'ho più volte credo esposta anche negli anni, di utilizzare quello spazio per un parcheggio, di rivitalizzare la zona, di fare tante cose, solo per citarne alcuni. Lì per esempio e altre zone che cosa pensa? Beh, la fiera va recuperata, sicuramente nelle ipotesi di recupero è previsto anche un parcheggio, è previsto uno spazio pubblico, compreso un edificio scolastico, della cosiddetta edilizia sociale, e inevitabilmente anche degli investimenti a carattere economico, quindi di tipo commerciale e di terziario. Sui quartieri in generale, vede, il patto di stabilità, almeno fino al 2014, ha bloccato, come è noto, le cose che sono più immediate e vicine per i cittadini, lo sappiamo benissimo, marciapiedi e strade abbandonate da molto tempo, che appena con la fine del 2014, l'inizio del 2015 abbiamo potuto in qualche modo affrontare, con dei lotti peraltro che sono in corso, si sono già viste in molte realtà che gli interventi sono stati fatti e gli interventi evidentemente continueranno. Tema della qualità della vita dei rioni evidentemente è stato affrontato anche con altre iniziative, con altri progetti, penso ad esempio al fatto che una rassegna culturale come Trieste Estate non è stata collocata solo nel cosiddetto salotto buono della città, ma ha vissuto anche molti momenti nei rioni, nelle periferie. Senatore? I quartieri, le circoscrizioni, le periferie? Anche qui dobbiamo essere molto franchi, la fiera si rivitalizza, altri luoghi desertificati della città si rivitalizzano se noi chiamiamo nuove persone. Nuove persone arriveranno a Trieste con un grande progetto che può essere quello di Porto Vecchio. E cioè residenti, intendo investitori. Residenti e investitori, perché sennò rischiamo semplicemente di spostare le persone da una parte all'altra della città. E non si rivitalizza la zona della fiera facendosi un parcheggio, insomma, bisogna portarci delle persone a vivere. E poi serve in ogni quartiere provare a scommettere su un qualcosa che lo caratterizzi. Faccio un esempio, nel tour metropolitano abbiamo visitato con i giovani in particolare il vecchio gasometro. Uh-huh. Ci sono diversi progetti, con loro, proprio con i giovani, abbiamo elaborato il progetto di un grande contenitore per giovani, un contenitore culturale, di musica, di incontro. Ci hanno detto perfino che gli piacerebbe avere un posto in cui incontrare le persone più anziane della città per scambiarsi vicendevolmente esperienze. Hanno fatto in Austria, a Vienna, qualcosa del genere. È chiaro, anche qui le risorse sono risorse europee. Torniamo sempre lì, ma tutto il resto che viene detto, insomma, finché c'è il patto di stabilità, alla fine non va detto che i luoghi per i giovani nel frattempo vengono messi in movimento. Abbiamo presentato l'altro giorno il padiglione Rally, abbiamo presentato il progetto dei 60 appartamenti e dei 10 spazi al piano terra per giovani nella zona urban. Certo. Poi i giovani hanno soprattutto bisogno di opportunità di lavoro, e allora ben venga Porto Vecchio che darà opportunità di lavoro ai giovani, ben vengano iniziative come quella del progetto Tilt con Microsoft, Teorema e l'area e l'università, con la quale nasceranno imprese di giovani nel settore dell'economia digitale, perché abbiamo soprattutto la necessità di creare opportunità di lavoro per i giovani. Poi gli spazi sono importanti, ce ne sono, ce ne possono essere degli altri, ma quel che conta è la creazione di lavoro. Con la decisione di Franceschini per Miramare e poi arriviamo al turismo anche, quindi problema risolto? Poi l'ho detto anche nell'intervista doppia all'inizio. Ma Franceschini, sentito anche qualche giorno fa, ribadisce che il bando per il direttore sarà varato in tempi strettissimi. Sappiamo che i bandi già fatti per i musei nazionali hanno visto partecipanti, direi, di altissimo profilo e soluzioni di altissimo profilo, e quindi direi che un dirigente, un direttore che abbia queste caratteristiche, un comitato scientifico nel quale noi saremo presenti, e anche nelle scorse settimane io ho avuto contatto con professionalità dell'università che sanno bene cosa bisogna fare nel parco di Miramare, quindi nel comitato scientifico ci saranno
professionisti, esperti di qualità che garantiranno evidentemente da questo punto di vista il percorso, e poi risorse, perché ai musei nazionali il Ministero dei Beni Culturali assegna risorse. Garantisce risorse, senatore, quindi la soluzione Franceschini supera l'esigenza della città metropolitana, forse spero per sia vero, spero sia vero, lo vedremo a breve. Sicuramente, diciamo, l'amministrazione russa vigilerà un po' di più rispetto al fatto che non ci sia l'abbandono che c'è stato invece negli ultimi anni a Miramare. Io rimango convinto che se ci fosse la possibilità di avere la competenza diretta su quel parco, i triestini saprebbero occuparsene meglio, ma insomma, vedremo cosa fa Franceschini. Flash davvero, perché l'ho vista tra le domande, cooperative operaie, insomma, ha incontrato anche i soci Coop, un messaggio per loro? Beh, insomma, c'è stato molto disagio, insomma, e forse la politica triestina poteva accorgersene un po' prima, ecco, su questo so che ci sono dei rimproveri anche rispetto all'amministrazione, forse si è stati un po' troppo accondiscendenti con chi ha portato cooperative operaie al fallimento, insomma. Troppo condiscendenti, sindaco. Ma so che c'è un certo movimento anche in questi giorni che riguarda così personaggi delle cooperative operaie. Io preferisco dire una cosa: alla fine, dopo che si è consumato quel dramma per iniziativa del tribunale, mentre in qualche modo si stava già cercando una soluzione che potesse rafforzare le cooperative operaie, ma evidentemente il tribunale l'ha giudicata tardiva e non adeguata, no? Si sono salvati la quasi totalità dei posti di lavoro, no? Si sta tutelando, ahimè, finora parzialmente, ma comunque in maniera almeno significativa, il patrimonio dei soci, che sono quelli maggiormente danneggiati in questa situazione. I soci sono stati ascoltati, sono stati incontrati dall'amministrazione, gli abbiamo messo a disposizione spazi, io personalmente ho messo a disposizione spazi, e quindi devo dire la verità, tutte queste sottolineature che ogni tanto arrivano, si poteva fare di più, mi viene francamente da chiedere, ma in questi 3 anni però anche un po' di attenzione di più ci poteva essere da parte di chi aveva alte responsabilità istituzionali del mio partito. Senta, cosa pensa del fatto che Roberto Di Piazza, che appunto è il candidato sindaco del centrodestra, non muovendo un dito, diciamo, in base ai sondaggi, almeno quello che voi avete in mano, ha ancora questo grande sostegno? Cosa pensa? Intanto io auguro nuovamente, ieri l'ho sentito al telefono, una pronta guarigione a Roberto Di Piazza. Non auguro alla città di Trieste di avere nuovamente Di Piazza come sindaco che ha galleggiato sull'immobilismo, sulle rendite di posizione, garantendo il blocco di un sistema di potere che stava soffocando Trieste. Rimane un personaggio fortemente empatico, perché in questo suo galleggiamento ha saputo oggettivamente crearsi una simpatia. Non lo temo e penso che lo batterò alle elezioni di giugno. Russo? Gli auguri sono assolutamente ricambiati. Beh, credo che Di Piazza abbia dalla sua una simpatia, una comunicativa che, ecco, forse è mancata all'amministrazione Cosolini. Ecco, la comunicazione, credo, insomma, parlandone al bar, è ciò che viene rimproverato alla giunta Cosolini. E Di Piazza ha nascosto così, però, insomma, il fatto che ha galleggiato su 10 anni di finanziamenti pubblici sicuramente più consistenti di quelli attuali, e del fatto che nel cassettino aveva gli ultimi progetti di Riccardo Illy, che è stato uno dei migliori sindaci che Trieste abbia avuto. Questione di finezza amministrativa, la decisione su Acegas prima, sui vertici Acegas, prima del voto? La decisione su Acegas è prima del voto, per la semplice ragione che Acegas non attende che sia il nuovo segue, la Acegas, allora, Acegas segue la normale scadenza di società partecipata dal gruppo ERA, e conseguentemente non è che quindi si possa fermare. Quindi il vertice sono deciso prima? Sì, io ho già detto con molta chiarezza che chiederò alle persone che saranno nominate da parte del sindaco di Trieste di rimettere il mandato nelle mani di un nuovo sindaco, qualora questo sindaco dovesse essere diverso dall'attuale. Dopodiché sono convinto di poter fare tutto il possibile per essere io a confermare la fiducia a questi amministratori. Va bene, vi eravate parlati prima di questa sera, nelle ultime settimane? Ci siamo visti, ma non è che avete... ma non avete parlato. Beh, siamo tutti di corsa, non è che abbiamo molto tempo Da lunedì ci prendiamo più tranquillamente una birra, questi giorni un po' di competizione normale. Che non finisca come la birra di Bersani, però. Bersani aveva da solo, noi ce la beremo comunque insieme. Allora, in bocca al lupo, se volete una stretta di mano, che
proprio sancita, bene. Allora, in bocca al lupo, domenica si vota alle 9 alle 21, noi alle 21 seguiremo dunque il dibattito, con un dibattito in studio, l'esito delle elezioni, tutti invitati, quindi non si può rifiutare, mi raccomando, verrete qui. Vi ricordo, Ring, speriamo di essere stati utili, insomma, per voi, per tutti, a comprendere meglio le idee dei due candidati. Dove seguirete domenica? Dove seguirete lo spoglio domenica? Ma io per abitudine, come ho fatto anche in occasione delle elezioni amministrative, fino a una certa ora, in questo caso 21.30, 21.45, rimarrò a casa. Poi evidentemente scenderò a condividere il risultato con i miei sostenitori. E poi passerò di qua perché lei ha promesso che ci offre da bere, quindi noi veniamo. Va bene, la famosa birra, la beviamo qua, la famosa birra. Se venite tutti e due la beviamo qui in diretta a Ring. Che faremo, dice? Il possibile. Dove? Credo con i ragazzi del mio staff aspetteremo, insomma, brindiamo già prima noi. Poi, vabbè, non perché... mi dovete dire dove mando gli inviati. Vabbè, ok, grazie, vi ricordo domani mattina sveglia, tra l'altro è ospite il nostro direttore Luigi Bascialli, quindi imperdibile, poi alle 10:30 replica del confronto. Grazie a tutti, buonanotte.